Ciao, sono Marco, sai, compila il nome qua, parliamo di coding qui, Delphi, Python, ogni di JavaScript, lo sai, ti fa volare, entra nella chat con me, impara e divertiti, compila quindi va, su Twitch c'è una magia, la programmazione sarà la più facile, oh sì, debugga i tuoi errori, stringhe variabili, ogni linguaggio ha storie che noi raccontiamo qui, framework e librerie, nel codice si vive, ogni stream una scoperta, compila quindi va, insieme a noi, i bit che volano, compilando un mondo nuovo, dove tutto è possibile. Sai, compila il nome qua, parliamo di coding qui, Delphi, Python, ogni di JavaScript, lo sai, ti fa volare, entra nella chat con me, impara e divertiti, compila quindi va, su Twitch c'è la magia, la programmazione sarà la più facile, oh sì, e buon che fare noi, su Twitch c'è la magia, la programmazione sarà la più facile, oh sì, debugga i tuoi errori, stringhe variabili, ogni linguaggio ha storie che noi raccontiamo qui, framework e librerie, nel codice si vive, ogni stream una scoperta, compila quindi va, vive insieme a noi, i bit che volano, compilando un mondo nuovo, dove tutto è possibile. I tuoi errori, stringhe variabili, ogni linguaggio storie che ne raccontiamo qui, framework e librerie, nel codice si vive, ogni stream una scoperta, compila quindi va, grida insieme a noi, i bit che volano, compilando un mondo nuovo dove tutto è possibile, grida quindi va, su Twitch tutto è possibile. Ma no, vabbè. Mi viene da ridere perché, oddio, ho spento troppo silenzio. No, basso. Lì, che non rompa troppo le scatole. Mi scappa da ridere perché per ridere appunto metto spesso metto questa sigla improvvisata totalmente generata dall'AI, solo che a forza di ascoltare e metterla per ridere ho scoperto che a volte la canto anche in macchina, mi metto compila i tuoi errori. Ciao Jax, ciao, ben arrivato. E quindi mi metto a cantarmela per gli affari miei, mi viene in mente. Che è un testo banalissimo e anche, vabbè, neanche particolarmente raffinato, però tra l'altro sentendola in cuffia ho visto ci sono delle parti dove c'è aggiunto anche una specie, c'è un po' di coro di sottofondo, va abbastanza a ridere come cosa, però insomma, per il meme, so che mi entra in testa e dopo finisce che la canto e ogni tanto in giro per in macchina mi canta compila un mondo nuovo. Vabbè, a parte queste stronzate, come va? Come, tutto bene? Direi che, perché sento sotto un Maria, ho messo una playlist, ok, questa è un po', sperando che non sia troppo prominente. Buonasera Dvalin, non so come si dice, ben arrivato, ben arrivata, prima volta in chat, quindi ben arrivato. Qui è un canale dove si prova a fare programmazione, però vabbè, ci si prova da più o meno 3 anni, ma ancora non ci siamo riusciti, quindi no, dai, vabbè, pronuncia corretta, ottimo, così
Non si sa mai, perché a volte, vabbè, io non sono il primo che deve parlare per i nick, perché il mio non è che sia così semplicissimo, ma le cose in Romagna per il discorso maltempo, infatti prima mettevo il suono, amici, che tempo fa? Che tempo fa? Amici, che tempo fa, Melegnano? Ecco, a Melegnano non so che tempo fa, ma dalle mie parti non vuole smettere di piovere, diciamo che da me non è... Ci sono state delle zone dalle mie... Ti seguo su LinkedIn e finalmente sono riuscito a partecipare alla live. Oh, grandissimo! Grazie mille, allora. Poi andrò a vedere di chi si tratta, ma non voglio invadere la privacy, ma fa piacere. Qua c'è in alcune zone, non so se sei della zona oppure no, comunque ci sono state un po' di situazioni un po' difficili in alcuni paesini qui, più che altro di solito è la Romagna perché sono vicini alle parti dei fiumi, chiaramente zona, come dire, non mi ricordo qual è il termine tecnico, comunque a ridosso di fiumi, no, non è paludosa perché non è più paludosa, ma fluviale o comunque sono abbastanza soggetti in Romagna. Qui dalle mie parti comunque c'è stato qualche, qui hanno rifatto la strada da me perché si era totalmente crepata, piena di buche, erano tutte coperte, quindi c'è stato un po' di casino effettivamente. C'ho la chat un po' spostata verso, ci manca la chat, prima o poi riuscirò a mettere a posto questa chat, che ne ho trovato una di fortuna, e siccome sono un po' là, forse così, è un po' piccolina questa qua, però devo allargare un po' il riquadro, perché effettivamente poi il mio faccione potrebbe tenere meno spazio, ma intanto lasciamo quello. E quindi sì, qualche situazione non molto felice, però se fa tanto di non piovere per un po', quantomeno si riesce a risolvere. Però ci sono diversi ponti chiusi perché magari il fiume insiste sugli argini, sui pilastri, quindi bisogna così fare la soglia di attenzione alta, però almeno nella mia zona, al momento, nello specifico. Non so come in montagna qui su, perché qui c'è una montagna vicino e quindi secondo me lì sono un pochino più in difficoltà perché spesso frana e quindi nel momento in cui frana ci sono dei posti che rimangono totalmente isolati, non si sale, non si scende, se qualcuno dovesse avere bisogno di qualcosa, lì è un disastro, non passa un mezzo di soccorso e non c'è niente da fare perché... Al netto di con un elicottero o qualcosa, ma piove sempre, sempre. Io sono stato senza connessione una sera perché era andata giù, probabilmente c'è stato qualche problema. Vabbè, così mi sono fatto un po' di chill senza internet, giustamente. Che tanto poi il telefono ce l'ha e quindi. Ciao Muzio, ben arrivato. Vedi, ho fatto una patch alla chat e quindi così compari nel. Sono andato a vedere i setting di quella chat, ma non c'era un filtro, non so come mai escludessi i messaggi, perché l'aneddoto è che la live scorsa c'erano messaggi che venivano esclusi di alcuni utenti senza nessun criterio apparentemente, e ancora non l'ho trovato, ancora non c'è, quindi boh, però ho detto vabbè, adesso la butto anche perché sto usando due siti diciamo diversi, e quindi ho detto poi è brutto perché... Ero curioso di capire perché, però non riuscivo a capire come mai, e quindi che dire, c'è poco da fare. Si vede la zampa. Qua dietro c'è un vitello, cioè, che posizioni che assume. A simpatia quelle l'AI, dici quella che sceglie le. Spero. No, quello è un bot molto più semplice, quindi la zampa che vedete qui di fianco è il gatto che da qualche sera ha deciso di dormire sul divano, lui si sceglie dei posti e se li legge per un po' di tempo rimane lì e quindi boh. Tutto bene? Meglio non svegliare il gatto che dorme, che può essere pericoloso. Tanto c'ha un occhio aperto. Sente ed è vigile, gli dovrei fare, gatto che ronfa, dovrei fare la cam sua col comando che switcha la cam. Ehi,
Reagisce, reagisce. Cioè, momentaneamente assente fisicamente, ma ha dovuto montargli una gattaiola nuova perché lui esce alla velocità della luce con i suoi 7-8 kg di peso e a forza di uscire saltando e volando dentro lo sportello praticamente l'ha demolita, e quindi ho dovuto prenderne una nuova che tra l'altro non era giusta per il buco. Ho dovuto fare due tentativi, il buco nel vetro quello non lo posso rifare perché dopo mi servirebbe questa cuffia che ha messo un po' male. Stasera ho pensato di mettere le cuffie giusto per... ma questa è una lucina? C'è la lucina? No, è solo un colore, boh. No, è un riflesso, non è una luce. Non sono neanche io padrone del mio hardware, vabbè, cosa ci vogliamo fare? E quindi le cose stanno un po' così. Stasera che si fa? Che si fa? No, l'idea era quella di... ho raccolto un po' di materiale, ma vado totalmente a sentimento prima perché non mi ricordo neanche quelle poche cose che sapevo riguardo a come fare una certa cosa, però siccome mi servirà fare degli esempi per una presentazione, esempi di codice, e sono abbastanza, come dire, mi sa abbastanza fatica copiarlo e incollarlo e fare degli screenshot, ho detto c'è un bel sito che sicuramente conoscerete se avete mai avuto questa necessità, che si chiama Carbon SH, si chiama, che ha un editor, voi copiate e incollate il codice, scegliete il linguaggio ovviamente, lui lo formatta e vi esporta un'immagine volendo anche ad alta qualità, PNG, 2x, ci sono diversi temi, quindi si può mettere una finestra con le icone, cioè potete personalizzarvi un po' quello che è l'output, e fa un'immagine con dentro il PNG, quindi se io voglio fare una schermata catturata, un po' alta la musica perché io la sento un pochino, aspetta che la metto appena un po', non più di tanto, ma appena un po' più bassa, giusto perché c'è gente che mi dice io ascolto le live, le ascolto invece che guardarle, la musica mi dà fastidio, gli dico sì, ci sta che dia fastidio, però dai, ci sta bene, il sottofondo ovviamente se è predominante, però stasera c'ho un microfono abbastanza affidabile, quindi non dovrebbe dare fastidio. E quindi che stava di... ah sì, che... fondamentalmente c'è questo sito, però è un po' una rottura di scatole fare copia incolla, anche perché poi dopo devi fare il salva, devi fare, ecco, fortuna vuole che tanto vedo spuntare la zampa che si muove, tutto bene? Posto montare lo sguardo che vuoi, fai le tue cose, non mi rompere le scatole. È stanco, ha dormito tutto il giorno, quindi è stanco, poverino. Vabbè, io sono stanco, vedete che... E quindi fare copia e incolla, ho detto sarebbe interessante avere un qualcosa del tipo, io scrivo nel mio editor, chiamo un comando, e quindi il codice che io ho selezionato lo piglio, lo mando al sito e mi faccio fare la grafica. E quel sito ha diversi tool, perché comunque c'è open source, cioè c'è anche il sorgente su GitHub. Ah, tra l'altro questa settimana, finalmente dopo aver finito, vabbè non ho finito le conferenze perché ce ne sono altre due in arrivo, c'è il Delphi Day, c'è il DevCon, c'è un sacco di roba da preparare. Oltre al fatto che si lavora anche di giorno, purtroppo, e al momento non ho una vita facile perché ci sono un po' di cose da fare. E vabbè, finito l'excursus sulla mia vita, finita diciamo la conferenza un po' più grande, per cui ero un po' più in agitazione, ho dato un'occhiata al mio progetto su GitHub di Prometheus, il cliente di Prometheus, che se non lo conoscete è quel tool che consente di acquisire delle metriche, salvarle su servizi tipo, non so, avete un API esposta, vi cattura il numero di utenti in un certo momento, oppure quante, il tempo medio di risposta, cioè cattura periodicamente queste informazioni, se le tira fuori per archiviare e avere sostanzialmente un monitoring di quello che sono magari le prestazioni nel tempo, in modo che nel momento in cui ci sia segnalato un problema, uno vuole fare delle indagini, ha questi dati
ci sono diversi client per diversi linguaggi, quello per Delphi lo sto curando io, non dico lo sto facendo perché fortunatamente sono arrivati contributi anche di altri developers. Avevo una pull request da tempo e alla fine l'ho chiusa, ho integrato le modifiche, le ho anche un po' formattate e quindi è stata aggiunta la metrica finalmente histogram a questo client Prometheus, perché c'era il gauge, quindi valore che cambia tipo lancetta, il counter, il contatore, e poi è arrivato anche l'histogram. A fine ho dovuto formattare più che altro, ma non perché fosse formattato male, ma perché in modo che il codice, insomma, fosse simile a quello di tutto il resto della libreria. Poi secondo me c'è una cosa in più da aggiungere che probabilmente andrà aggiunta, e quindi bisogna, come dire, stare attento. Dovrò fare un po' un controllo, ma chi lo ha implementato lo sta anche utilizzando, per cui più un bug fix, perché c'era su IIS uno stream che rimaneva, andava riposizionato, altrimenti la risposta era sempre vuota. Quindi sono contento dei contributi, sono anche contento finalmente di aver trovato il tempo, perché dicevo sempre: guardate, io in questo momento sono un po' impegnato, però ci darò un'occhiata, anche perché insomma mi avete mandato il sorgente, mi avete mandato, tra l'altro qualche mese fa mi ricordo che anche Muzio mi aveva mandato un esempio qualcosa, poi non sono mai riuscito a utilizzarlo, e anche poi nello spirito, nell'ottica dell'open source, quindi se qualcuno contribuisce, ha bisogno di qualcosa, ha già quasi tutto fatto, aggiunge quello che manca, il fatto che abbiano potuto lavorarci e capire un po' come è stato fatto mi dà anche una conferma del fatto che il codice è leggibile, eccetera. Qualcuno mi ha rimproverato che uso cose troppo nuove per versioni che su versioni un po' vetuste di Delphi non sono, tipo le variabili inline, però onestamente se uno usa questo Prometheus e inizia a sviluppare qualcosa, di solito nel contesto dei microservizi, qualcosa che diciamo viene svecchiato e viene portato su una versione abbastanza nuova, quindi lì io proprio da principio mi sono messo in testa, ho detto facciamola nuova, quantomeno utilizziamo al meglio alcune nuove feature del linguaggio, variabili inline, generics e quello che è. Quindi poi non ho usato neanche forse tutto quello che serviva, però insomma, un pochino su alcune cose le diamo, anche perché è passato già un po' di tempo, comunque già 2 o 3 anni che ci sono, credo, le variabili inline, sono, se non di più, per cui alla fine insomma le feature sono abbastanza mature. Se uno dice voglio fare microservizi con Delphi 7, vabbè, però dai, c'hai una community, c'hai la versione Delphi community, almeno si può usare un compilatore un po' più nuovo. E quindi dicevo, su questo sito che fa questi screenshot, che poi adesso ci andremo a vedere giusto per capire come funziona, c'è la possibilità di condividerli con un embed che fa praticamente un iframe. Per chi sviluppa nel web, l'iframe è una finestra ricavata in una pagina web dove tu dai un indirizzo e lì fai comparire qualcosa che appartiene a un sito esterno. Chiaramente tutti gli script non possono accedere se non in condizioni particolari, cioè che sia stesso dominio, quindi è sicuro. Però ecco, da quell'URL ho capito che questo tool si potrebbe richiamare, cioè mettendo nell'URL tutti i parametri che poi sono quelli che vai a configurare nella finestra fondamentalmente, assieme al pezzettino di codice, quello che si riesce più o meno a tirare fuori è il codice formattato. In realtà non sono sicuro che ci sia anche tutto il codice, che sia lungo, sia corto, perché va tutto in get. Ci sono un po' di cose che vorrei verificare, cercare di capire se si riescono ad aggirare, però come ho messo nella cover di, diciamo, della live in sé, intanto si inizia con, bisogna intanto interfacciarsi ad Delphi, al leader, bisogna mettere il plugin che riesca a interfacciarsi all'editor in modo da capire quando c'è un codice selezionato, fare un copia, fare un incolla, mantenere magari la formattazione, insomma tutta quella serie di cose che consentono di capire qual è il codice selezionato e di tirarlo fuori da quell'editor, o con una copia, con una stringa. Fatto quello, il secondo step potrebbe essere quello di dire: o chiamo in get questo servizio e mi faccio dare l'immagine e quindi te la vado a salvare in qualche modo, oppure l'alternativa potrebbe essere quella di dire: vabbè, mi uso il web browser,
vado a usare questo indirizzo embed e mi faccio mettere fondamentalmente in una finestra il risultato di questo strumento che mi genera il disegno. Oppure ancora potrebbe essere interessante vedere come hanno implementato questo tipo di formattazione, che plugin hanno usato, che cosa hanno usato, e provare a farla girare in locale, anche se quella è una cosa che sarebbe forse più interessante fare direttamente in DFI con il compilatore, però può essere una strada. Quindi era una cosa del tutto esplorativa. Diciamo che mi farebbe molto comodo catturare degli screenshot e per accelerare. Fare questo copia e incolla sarebbe una cosa più interessante che non dire andare appunto a fare, sì, fare non copia e incolla, chiamare direttamente questo tool sarebbe più interessante che andare a fare copia e incolla nel sito, di volta in volta cliccare sull'immagine, farla esportare, eccetera, eccetera. Se fosse che io ho una riga di comando, seleziono il codice, clicco e lui mi dice: boh, ti ho salvato con un timestamp in questa cartella il tuo codice. Magari prendendo parte del codice, usarlo come prefisso, creando un nome che sia safe dal punto di vista del file system, cioè poi uno lì ci può girare attorno con configurazioni e quant'altro, però potrebbe essere una cosa interessante, ecco, da questo punto di vista. Quindi magari non è detto che vada a buon fine, però ho detto non facciamo mai una sorta di project work, come si suol dire, cioè qualcosa che possiamo andare o a riutilizzare o mettere open source un progetto così dove si fa un po' di coding, punto. E potrebbe essere interessante, cioè, tra l'abbiamo fatti diverse volte queste cose, però questa è molto, molto molto esplorativa, devo dire, anche perché l'unica cosa che sapevo era appunto come interfacciarmi a Delphi, però la mia memoria, che è molto labile, un po' che non faccio dei plugin, non me lo ricordo. Intanto ho recuperato un po' di documentazione, e così ce la leggiamo e proviamo a vedere quello che riusciamo a fare, quantomeno se riusciamo a estrarre il codice selezionato. In realtà ho fatto un po' di ricerca, un po' di materiale ho trovato, giusto per non perdere troppo tempo in live, ma non ho scritto nulla, devo ancora vedere in base a questo materiale quello che riusciamo a fare, quello che riusciamo a far funzionare. Quindi può essere interessante così vederlo assieme. Poi chiaramente se cominciate, magari c'è anche gente più esperta che mi dà una mano che ha la memoria più fresca, mi può dare una mano per fare le cose in qualche modo. Ecco, questo può essere uno degli obiettivi. Detto questo, ok, io Delphi l'ho startato, perché non si dice avviato. Sapete che i gamer adesso vanno con startato, tryhardato o platinato, quando c'è il gioco che proprio lo finisci bene, fai, o farmato, ci sono tutti, i nomi, o rankato, fantastici, mi diverto un sacco. Ogni tanto gioco online a dei giochi accessibili per me, per uno della mia età, però mi diverto. Bevo un goccio d'acqua e poi cambio la scena, che tanto ci sta avviando Delphi, quindi aiuto. Più che bevuta, adesso sburtacciarmi in diretta non è il massimo, però queste cuffie hanno questa comodità che sposta il microfono e non si dovrebbe sentire, poi magari me ne accorgerò dopo, ma è come una Subaru Baracca, sposta il piantone e ti salvi la vita. Quindi mi metto in Campus Screen, quindi qui lascio anche la chat che è in sovraimpressione, però se ci dà fastidio credo di poterla spegnere. Vediamo, no, no, credevo di poterla spegnere, invece non posso spegnere. Strano però, come mai questa cosa qui? Ah, forse perché è legata alla scena. Dovrei vedere. Ok, dopo controllerò, ma non è un problema, tanto può stare lì, così se ci sono messaggi, se qualcuno ogni tanto guarda le cose non col telefono, vede la chat, poi se dà fastidio la tiro via. Allora, quindi faccio vedere quel sito di cui parlavo, se riesco. Aspetta, che poi finisce che. Allora, avvio Chrome con vabbè, il mio account personale, ma sì, dai, tanto Carbon SH,
dovrebbe chiamarsi il no, carbono S, no, non è questo. SH screenshot code, usiamo carbon.now.sh, sorry, now tv. Ecco, questo è il toolettino. Niente poi di che, cioè dove c'è un po' di codice, si può scegliere lo stile, la formattazione, sceglie anche il linguaggio, e ovviamente sono arrivato qui perché c'è anche il nostro, tra tutti i linguaggi, quindi Markdown, eccetera, ci sono proprio tutti, Giulia che non conosco, piacere, Go, eccetera, quindi scelto un po' il tema, il colore preferito, il linguaggio. Lui ha queste funzioni carine, intanto ha un setting con tanti preset, non so se creandone uno consente di salvarlo o meno, secondo me l'ho aggiunto in fondo, no, è questo qui, l'ho aggiunto, si può togliere, quindi cliccando vi imposta praticamente un template, quindi potremmo scegliere quello che ci piace di più. Però la cosa carina è che dopo qui sotto si può customizzare un pochino tutto, tipo il padding, non come disse un corso, padding, non è il padding, i window control, ovvero i controlli che stanno lì sulla finestra, metterli in questo modo, metterli in versione tipo Windows e quindi compaiono qui, cioè chiaramente un po' per personalizzare l'aspetto di questo widgetone. Cioè, si può aggiungere l'ombra, di decidere quanto si sposta in Y, quanto è blurrata, cioè quanto è, ma solo Y, non c'è anche la X, no, niente, no, sta proprio verticale, la dimensione della finestra, cioè ve lo potete personalizzare, e in alto si vede che fondamentalmente lui va a integrare un po' di parametri nella barra degli indirizzi con cui si memorizza i setting grafici di questa roba qui. Però quello che non vedo, Fira Code, ci sono dei font, c'è della roba, però non ci vedo il codice, quindi anche lì non so poi bene come vada a fare. Io avevo visto questa cosa, allora intanto si può fare, vabbè, si può twittare, ma c'è anche l'export, quindi qui scrivete un file name, my code, scrivete quanto lo volete gigante, si può fare un SVG ma anche un PNG, fare una open e aprire direttamente l'immagine, oppure download PNG, vi salva il coso e se ci cliccate sopra vi trovate il vostro codice già pronto all'uso. Tra l'altro bello grandicello, tutto, cioè graficamente fatto anche bene, quindi questo qui, cioè uno può utilizzare, può fare un copia e incolla in una presentazione, PowerPoint o quello che è, se deve fare un po' di spiegazioni. Ecco, cambiare il codice vuol dire vado qui, tolgo e scrivo il codice che mi interessa. Io, perché mi è venuto questa idea? Perché io ho visto che intanto ci sono, c'è il source e ci sono dei client per chiamare questo tool anche da fuori, però esiste anche, adesso non so dov'è, non me la ricordo più, la possibilità ad esempio di resettare i setting, di esportare la configurazione, quindi è una roba ancora più meglio, come si dice, la dimensione del font, i line number, potete mettere i numeri di riga, bellissimi, come i caratteri nascosti, farli vedere, la size del codice, eccetera eccetera. Non mi ricordo dov'è, forse qui, che è un copy, ecco, copy to clipboard, e c'è questo iframe o plain URL, che è ancora meglio, che fa una copia dell'URL di questa roba qui. Ecco, però non ho capito se c'è anche il codice, forse no, cioè lì come fa a sapere quello che deve mostrare? Ah, qui code CSCS, CSD, CSD. Ok, quindi da questo URL, diciamo, tralasciando un attimo la questione della parametrizzazione, adesso ve la apro qui, noi potremmo virtualmente ricostruire quell'immagine e metterla embedding. C'è anche il fatto di embed, c'è anche quel, no, dove era qui, c'è questo iframe. Se copio la versione iframe, lui ovviamente mi crea questo tag iframe,
che va a capo SRC con il source, e qui, visto che lui prende un sottoindirizzo, c'è cioè un embed che può essere interessante, perché se io prendo questo indirizzo qui, fondamentalmente, allora qui e lo incollo qui, lui me lo genera così. Se invece prendo il plain URL e faccio vai l'indirizzo, lui mi ripristina tutta l'interfaccia. Quindi a me interesserebbe più questo indirizzo qui, che è l'embed, perché è quello che passato mi consente di generare questa schermata, ma senza metterci tutta l'interfaccia. Quindi questo vuol fatto così è poi uguale a quello senza, cioè qui togliendo questo torniamo al punto di prima fondamentalmente, cioè quell'embed. Quindi io potrei dire, avendo il codice, posso incodarlo, passarlo come parametro, passo gli altri parametri e così riesco a chiamare il sito con questa informazione. Se lo mettessi in un web browser, lo facessi vedere una finestra partendo dal codice che ho in un certo senso selezionato, sarebbe una cosa carina. Ecco, questo è il pensiero. Cioè, niente di stratosferico, ma qua siamo in un canale sempliciotto, quindi non facciamo cose particolarmente complicate. Problema numero uno, adesso questo me lo salvo perché mi può essere molto utile. Embed txt, mi tengo questo URL, così se ne ho bisogno per fare una prova possiamo utilizzare, così ce n'ho una copia. Quindi, tolta questa cosa del codice, lo step numero uno in realtà è lavorare qui nel nostro buon Delphi, che per la vostra gioia e per essere più giovane vi metto quella modalità scura. No, si legge mai la chat, ma scusa, ma Daniel Netting Web lui non ha una lunghezza massima di 1024? Sì, però secondo me, infatti si vede mai la chat, però è lo stesso dubbio che mi è venuto, e quindi però diciamo la cosa che mi è balenata è probabilmente così, ne sono consci, ma tu non metterai mai un codice particolarmente lungo perché altrimenti è impossibile farci lo snippet. Cioè, se metti ovviamente un pezzo di codice che non finisce più, ti viene un finestrone che se lo metti con un'immagine, cioè quello è utile per dire faccio uno spaccato di un pezzettino di codice, una parte di una routine, qualcosa del genere, e virtualmente potrebbe succedere. Può anche essere che l'abbiano già limitato da questo punto di vista, però questo, ecco, forse va tenuto in mente perché se ci troviamo a selezionare troppo codice, e quindi sicuramente ci sarà da individuare un limite. Sì, infatti la funzione in get, se fosse una post, non avremmo questo tipo di problema. Magari li accetta anche in post. Boh, ma questo in realtà vabbè, al momento non mi interessa. E quindi in realtà gli URL hanno dei limiti prestabiliti e suggeriti da uno standard, perché tecnicamente dipendono dal web server, cioè ce ne sono alcuni che te li mettono più corti, altri più lunghi. Generalmente c'è una lunghezza condivisa, però teniamo, sì, infatti in post io potrei allegarlo come parametro e quindi potrei anche allegarci un file, quindi, ma non so se lo supporta. In realtà potremmo fare una prova abbastanza veloce, perché se io mi apro il mio REST debugger e incollo qui l'URL che ce l'ho ancora. Se faccio un send request, quello che ottengo body è l'HTML, è l'HTML della mia roba già embed. Quindi lui mi scarica un'immagine dove dentro c'è tutta quella roba qui, e qui in mezzo io mi aspetto di trovare il codice. Facciamo che. Come potrei fare? Potrei fare una post, provare a fare una send, method not allowed, quindi il post non è consentito, quindi non si chiama, non si fa la chiamata via post, è solo via get, anche probabilmente per garantire. Poi abbiamo anche il source, quindi a tutti gli effetti credo che si potrebbe poi tranquillamente andare a vedere come l'hanno implementato. Quindi è anche vero che da un certo punto di vista, ma secondo me, count in disposition, sì, così non. Se non gli do parametri alcuno, così mi dà qualcosa, oppure cosa mi scrive? Boh. Cioè, se gli chiedo questo non mi scrive nulla. Sarebbe da provare a vedere cosa succede. In quale vai?
No, voglio che... Ma che cosa mi hai incollato? Prendi questo, solo questo. Vabbè, mi vuole completare la... Ah, ok, mette il codice di default. Quindi se scrivo code uguale a... Ok, bam bam bam. Questo che roba è? Ah, è copia. Ah, bello. Mi mette anche il... Quindi mi aspetto che qua il code sia alla fine limitato, ma ha senso perché comunque essendo una finestra ci sta da questo punto di vista, altrimenti ci verrebbe una parte di codice veramente gigante. Quindi, ok, se lo scrivo così, però c'è il default e con questo clicco e me lo copia, mi copia il codice, che già di suo sarebbe già una bella cosina, quindi... Diciamo, se vogliamo semplificare, questo potrebbe essere il... Aiuto. Sono allergico alla materia grigia. Starnuto. Se vogliamo semplificare, potremmo anche scriverlo così. È chiaro che dopo ogni impostazione in più diventa una cosa da sperimentare. Potremmo avere una finestra di opzioni, insomma, potremmo anche farlo un pochino più raffinato, però, insomma... Per il momento già mi sarebbe sufficiente poterlo invocare. Quindi. Però sì, sicuramente delle limitazioni. È anche vero che secondo me quello che lui fa è chiamare in realtà una pagina statica che si estrae l'URL e quello che fa poi andare a prendere i parametri e generare la cosa grafica. Cioè non è un lato server, secondo me c'è proprio un... Non ho studiato in sorgente, ma c'è proprio una grafica fatta così, creata così, con... Cioè, che lavora in JavaScript, non c'è un server che fa rendering, c'è proprio la pagina che è sempre la stessa. Via script si va a vedere quali sono i parametri in get e tramite, come si chiama, il canvas, eccetera, lui fa il disegno della roba. Quindi, fondamentalmente, la questione, secondo me, è tutta implementata in questo modo. Facciamo il primo step, intanto, che è andare a creare un. Potremmo fare anche un'applicazione che ha dato un pezzo di codice e fa quella chiamata, però la cosa che mi intrigava di più è andare in realtà a fare il plugin per Delphi, perché diciamo, fatto quello si potrebbe anche risolvere, anche perché io potrei fare in modo che cliccando mi venga aperto il browser sulla pagina, quindi se non riesco anche a embeddarlo, come dire, fa nulla, ecco, da questo punto di vista. Ci sono vari workaround, quindi abbiamo, come dire, un livello dal più semplice possibile fino al metterci tutto quello che serve. Io qui ho trovato un paper, ecco, lo vado a caricare così me lo guardo, che in realtà è un po' vecchiotto, ma come noi sappiamo, lato Delphi, le cose cambiano, ma non cambiano mai così drasticamente da rendere invalidante poi le ultime parole famose. Adesso finisce, vado qui e mi scopro che non è così. C'è questo bel paperino che contiene un po' di informazioni legate come dire, all'interfacciamento con l'IDE di Delphi, quindi c'è la Tools API, su questa cosa l'ho portata anche diverse volte come talk, come, no, in realtà una volta sola, però avrei voluto farlo più spesso, come speech. C'è indicato, ecco, queste cose un po' me le ricordo, per interfacciarsi con l'IDE di Delphi, stasera non riesco a girare le parole, abbiamo la cosiddetta Tools API. La Tools API che cos'è? Sono delle interfacce che ci fanno da notifica o ci danno dei metodi che noi possiamo invocare all'interno di un eventuale add-on. Quindi noi possiamo installare un add-on con del codice che interagendo con queste voci di menu potrebbe essere l'add-on invocata a fronte di certe necessità, di certe esigenze, oppure a sua volta andare a invocare dei metodi per ottenere dei side effect, delle cose all'interno dell'IDE. Quindi l'IDE fondamentalmente è scritto in parte in Delphi. Funziona, fa le sue cose e si interfaccia con queste interfacce, cioè, gioco di parole, per notificare delle cose oppure fornire dei comandi per automatizzare quelle che sono le operazioni all'interno dell'IDE.
Tools API è il nome di questo framework, di questa, mi viene da dire libreria, ma c'è una unit, ma fondamentalmente è un package che viene caricato da Delphi, che fornisce dei tipi che noi possiamo utilizzare per andare a creare il nostro package, che ovviamente sarà un package design time. Sappiamo che in Delphi abbiamo i package runtime, i package design time. Abbiamo i package che sono dei contenitori, diciamo, intelligenti, cioè dei contenitori che Delphi è in grado di capire e le applicazioni di Delphi sono in grado di capire, dove noi possiamo mettere delle classi per supporto a runtime delle nostre applicazioni. Quindi noi potremmo compilare la nostra applicazione per fare riferimento a delle classi che stanno in file, ad esempio file pass, e questi file pass possiamo andarli a integrare, embeddare nell'eseguibile, oppure possiamo crearci dei package, ovvero delle DLL un po' più strutturate, che la nostra applicazione Delphi è in grado di capire, con cui il nostro eseguibile, diciamo, dialoga in modo che il codice sia esportato in queste librerie e l'eseguibile viene più piccolo perché si basa su queste librerie che contengono una parte del nostro codice, il quale fa poi riferimento e quale utilizza dei package che sono presenti in Delphi. Cioè noi in Delphi abbiamo il sorgente è fruibile in due modi: o noi facciamo una usage di quella unit, utilizziamo quel file sorgente e lo incorporiamo nell'eseguibile, oppure diciamo usa il runtime package, che vuol dire sappiamo che c'è un package, una DLL che contiene quel codice, la unit la referenzi, però quel codice lo linki dinamicamente legando l'eseguibile a quella DLL. Quindi questi sono i package in generale, quindi la divisione tra runtime e design time è fatta perché alcuni package sono fatti appositamente per essere utilizzati dai programmi e quindi per la distribuzione. Design time non è che non sono da distribuire, ma sono fatti per essere installati in Delphi. Quindi se noi creiamo un qualsivoglia componente, tipo un pulsante particolarmente accattivante con dei comportamenti, gli eventi, la logica che gestisce quel pulsante ovviamente sta in un package runtime. Nel package design time potremmo referenziare quel package runtime che contiene il nostro pulsante e però andare ad aggiungere ad esempio un form per configurarlo velocemente dall'editor di Delphi, quindi una cosa che noi possiamo installare per avere del supporto, quindi la registrazione dei componenti per farli comparire nella palette dei componenti che possiamo utilizzare. Che ne so, una wizard da poter utilizzare per configurarlo velocemente, un editor di proprietà, perché magari ha delle proprietà, che ne so, di un'icona da mettere di fianco, lo stile warning errore che gli imposta automaticamente un'icona, però invece che farlo impostando, non so, qualcosa dell'object inspector, una spunta, noi abbiamo un bel editor che mi fa anche un'anteprima magari dell'aspetto, mi fa vedere delle cose, ma no, tutto quello che è la progettazione dovrebbe finire lì dentro. Questo è la questione. Noi andremo a fare un package design time perché la cosa che noi vogliamo fare è fare un add-on per il nostro IDE, quindi a maggior ragione non avrà neanche probabilmente una controparte runtime perché non fornisce nulla che non debba essere utilizzato da un programma in esecuzione, è proprio solo supporto dell'editor. Quindi quello che dovremmo andare a fare e dire: prendo qua, faccio new, faccio package e quindi vado a crearmi un package. Quindi parto qui con questa struttura abbastanza tipica, c'è la chat in mezzo un po' però, di package, quindi file BPL, fondamentalmente una DLL nativa, però in realtà poi può essere non necessariamente una DLL, ma può essere anche un file SO, può essere un file perché abbiamo poi diverse platform che possiamo indirizzare, quindi tecnicamente il package può essere agnostico e poi noi potremmo farlo lavorare su tutta questa serie di piattaforme che sono tutte pienamente supportate. Ecco. Poi qualcuno andrà a morire, questa secondo me tra un po' non ci sarà più perché 32 bit ormai è dato per vecchio. Su Ice Device Simulator ci sono delle cose un po' particolari, però ad esempio Linux, se noi mettiamo giù ad esempio piattaforma Linux, ecco che là in alto il nome è cambiato e diventerà bplpackage.so, perché
perché le librerie del sistema operativo hanno questo nome. Se invece siamo su Windows avremmo DLL, in questo caso abbiamo BPL perché è un Borland Package Library, quindi adesso questo lo elimino giusto per non avere un attimo di confusione. Quindi questo lo vado a salvare e lo chiamo, faccio una cartella Carbon, lo chiamo Carbon perché non ho un nome più interessante da usare. Carbon for Delphi, se voglio proprio essere ligio. Poi se ci viene fuori qualcosa di un minimo funzionante lo mettiamo su GitHub, così tutti quanti se ne divertono. È utile a livello scolastico, intanto bisogna vedere se riusciamo a farlo. Quindi c'è questo white paper, cercatelo in giro, Extending the Delphi IDE, che vi spiega un po' l'architettura. C'è un'API basata su interfacce, le interfacce iniziano con questo AI di interfaccia OTA, Open Tools API, OR INTA, che penso sia Native Tools, no, non mi ricordo, line, non mi ricordo cosa vuol dire, ok. E ci sono diversi oggetti, insomma, che ti notificano di varie cose che avvengono nel lead. Ad esempio mi viene da pensare che quello che noi dovremmo andare a fare è farci dire quando viene aperto un editor, perché il nostro comando è legato all'editor di codice, quindi se l'editor di codice funziona noi dobbiamo far apparire, tra l'altro mi aspetto di selezionare un pezzo di codice, tasto destro, di vedere una voce di menu in più nel menu che accade col tasto destro, che in quel caso lì andarlo ad aggiungere vuol dire dialogare con queste interfacce e dire metto un aggiungimi questa voce di menu, e quando la clicchi chiama questo codice che usando altre interfacce si fa dire, ad esempio si fa estrarre il codice selezionato eccetera eccetera, quindi va a fare delle cose da questo punto di vista. Però sono tante le cose che si possono fare con questi package, creare delle finestre per lead da aggiungere, quindi finestre flottanti oppure ancorabili, interagire con l'editor di codice, con il code insight, il project manager, cioè proprio la parte questa qui, cioè anche qui andare ad aggiungere dei nodi oppure mettere una voce di menu quando clicco, tipo queste due voci di menu, aggiungerne una nostra. Infatti io avevo fatto ad esempio un'estensione che metteva un show in Explorer, che però funzionava a differenza di, perché funzionava anche con le cartelle, quindi invece quella di Delphi non compare sulle cartelle, l'avevo messa e faceva un po' di cose in più, però appunto to-do item, col debugger, col form designer, mettere delle cose nello splash screen, potremmo fare un'icona che compare quando si avvia Delphi, c'è la schermata di avvio, far vedere la nostra icona che sta caricando il nostro package. Quindi questo è un po' un white paper, non è documentazione ufficiale, ma c'è anche qualcosa sulla documentazione che spiega appunto la storia di come è iniziato tutto, ad esempio aggiungere anche dei repository o dei wizard, quindi quando faccio file new e trovo nell'elenco dei progetti un'icona in più che mi consente di visualizzare ad esempio un wizard che già era un progetto ex novo con tutti dei parametri configurati in un certo modo che io vado a selezionare. Ecco, la cosa carina qual è che io, non so, voglio fare un wizard, lo faccio con le form di Delphi, cioè come se io avessi fatto un'applicazione con Delphi visuale che integro in Delphi per fare altre cose. Quindi la cosa interessante è un po' questo, cioè quando si dice che Delphi è fatto con Delphi, questo è uno dei casi. Alla fine la nostra form diventa, il nostro menu diventa come quello che già è presente. Abbiamo la lista dei version number usato nell'interfaccia, sì, perché spesso queste interfacce hanno ad esempio questo i, perché è un'interfaccia Open Tools API Repository Wizard, vuol dire che è un'interfaccia che ti consente di inserire un progetto nel menu file new. Quando noi facciamo other, qui compaiono varie, ci sono varie sfaccettature. Ecco, potremmo aggiungere sia una sottocartella qui, ma anche un'icona qui dentro, e chiaramente cliccandola o si fornisce un template di progetto, si può chiamare una finestra che lo va a configurare, però il concetto è quello lì, possiamo interagire con l'IDE in questo modo. E in generale c'è anche un numero di versione, perché quello che fanno è versionare queste API, perché praticamente
aggiornando le versioni di Delphi, noi abbiamo ad esempio la versione Delphi 2005, un po' vecchiotta, c'ha 20 anni, che ha questo 80, che è appunto la versione Delphi 8, 90, Delphi 2005, rimane nelle versioni successive. Quindi in Delphi 2006 ad esempio è stata aggiunta la 100, in XE la 145, però rimangono anche le precedenti. In questo modo tu puoi compilare anche dei tuoi package vecchi che utilizzano le interfacce vecchie, nel senso che io ad esempio in questa versione troverò dei metodi in più perché l'IDE è cambiata, delle feature maggiori. Quindi se uso l'ultima versione mi trovo tutto quello che è il passato più le novità del presente. Ecco, se uso invece questa, le novità del presente non ce le ho, ma mettiamo che abbia fatto un'estensione per il 100, man mano che aggiorno io continuerò a usare la 100, quei metodi continueranno a essere compatibili. Generalmente queste versioni sono estensioni della precedente con l'aggiunta di qualcosa in più o qualcosa che varia, quindi rimane il metodo precedente e ne vengono messi dei nuovi. A volte ce ne sono alcuni che rimangono ma magari non funzionano più bene o hanno dei difetti, perché chiaramente se pensiamo alla storia evolutiva da Delphi 7 del primi anni 2000, arriviamo magari a Delphi XE ad oggi che siamo nel 2024, ci sono 24 anni di storia fondamentalmente compiuta, e quindi di modifiche ce ne sono, l'IDE è cambiato radicalmente, quindi chiaramente ci possono essere delle API che hanno bisogno di essere aggiornate. Però io potrei mettere un if def, potrei mettere delle cose, alcune cose farle o non farle a seconda della versione di Delphi, e quindi iniziare a dividermela così, ecco, in un certo senso. Però questo tipo di approccio fa sì che io non devo rifare la cosa o cambiargli quel numero altre volte. Quindi ecco, l'accesso all'IDE viene fatto con questa sorta di variabile globale borderline di services, ok, che è una sorta di oggetto che racchiude tutto, quindi è il punto di ingresso a queste API. Mentre io in realtà sto ripassando, lo sto dicendo perché, quindi se qualcuno mi smentisce, parli ora, taccia, perché così me lo ripasso anch'io. È una sorta di oggettone che implementa tutte le interfacce con cui noi possiamo interagire, almeno di primo livello. Questo è un po' il... Nel momento in cui noi prendiamo questo oggetto e facciamo as, è un'interfaccia che ci interessa, praticamente andiamo ad estrarre in un certo senso quel contratto da questo oggetto. Cioè questo è un oggetto che fornisce un'implementazione di tutti quei contratti che ci danno accesso a diversi servizi che sono le funzionalità dell'IDE. Ad esempio qui è citato AI, OpenTools API, Module Services, vuol dire i servizi che gestiscono i moduli, ovvero il modulo e il file aperto, il file sorgente, ed è che questo oggetto viene castato quando qui faccio punto, vedo ovviamente solo i metodi di questo servizio. Questo perché l'implementazione, un close all, potrebbe esserci su diversi tipi di... magari c'è un project services, close all chiude tutti i progetti, se faccio module service close all chiude tutti i file aperti. Però questo è per far vedere che praticamente andiamo a estrarre, fondamentalmente andiamo a trattare questo oggetto per un'interfaccia specifica, e una volta che l'abbiamo castato vediamo i metodi di quell'interfaccia, che sottende un servizio dell'IDE tipo gestione dei moduli. Questo close all dirà a Delphi: guarda, chiudi tutti i moduli, chiudi tutti i file, che sarebbe un menu che io metterei volentieri nel tabs, perché non c'è sempre col tasto destro e molto spesso mi capita di doverlo fare, potrebbe essere comodo. Quindi questo inserito in un package, magari ad esempio c'è un altro utilizzo di questa variabile globale per estrarre un'interfaccia che consente di gestire i menu, che io utilizzo per dire add menu item, aggiungi un menu, e così vado a mettere un menu nell'IDE di Delphi agganciandogli un click che magari sul click fa questa roba qui, e quindi con 4 righe di codice aggiungo un menu a Delphi che cliccato prende tutti i moduli e li va a chiudere. Cioè questo è un po' il giro del fumo. Ovviamente ci abbiamo NTA Services, Toolbar, Menu. Secondo me N sta proprio per Native, mi pare di ricordare, perché la differenza degli Open Tools, questi NTA sono proprio il core, e sono, cioè le toolbar dei menu eccetera, sono legati a intanto una piattaforma, perché comunque Delphi funziona su Windows, ma a cose analoghe,
vedo c'è un code inside services, debug service, ecco, questo editor services è sicuramente qualcosa, è un'interfaccia che dà accesso all'idea editor, all'edit buffer, quindi il buffer che contiene il testo del codice che stiamo manipolando, edit view, option e quant'altro. Editor view forse non è quello che mi interessa, perché potrebbe consentirmi di vedere, a parte il codice in sé, altra roba, tipo che ne so, le scroll bar, le barre di selezione dove io navigo nel codice, ecco, andare a mettere ad esempio una toolbar nella finestra dove dentro c'è il codice. Questo è proprio l'editor di codice, questo è la visualizzazione, il tab, il contenitore, environment option, quindi cambiare delle opzioni d'ambiente, i key binding services, trovate in giro un sacco di package che si agganciano a questo servizio per mettere degli shortcut tipo compatibili con Visual Studio, Emacs. Qui c'è una serie di metodi che servono a dire quando devi eseguire quel comando, questo è il tasto, cioè registrate degli shortcut personalizzati. Keyboard services, message service, ad esempio vuoi far vedere qualcosa nella finestrella dei messaggi, quella dove quando facciamo build compare tutto il log. Qui gli possiamo dire write e troviamo la scritta, può essere utile per fare dei log. Module services sono i file aperti in generale, service package ti dà accesso alla lista dei package installati e ai componenti, poi ci sono dei servizi in generale, servizi del to do, wizard, syntax highlight, questo probabilmente per fornire una classe che dà le indicazioni del codice sorgente per sapere come va formattata una certa parte, se è codice, se è HTML, se è Pascal, se è un altro tipo di... Insomma, sono tutti, qui c'è una carrellata abbastanza completa e sono abbastanza... già sono un po' diversi, ma c'è anche il sorgente comunque, non di tutto Delphi, ma di quella parte di questa interfaccia che va a fare, e sopra ci sono i commenti. Essendo una cosa che varia molto, loro non mettono in un certo senso... Ah, qui non c'è il numero, perché se non ricordo male, poi lo andremo a verificare. Queste sono l'equivalente dell'omonimo, che si chiama così, col numero in fondo, che equivale all'ultima versione. Cioè, se non mettete il numero in fondo e usate questo, vuol dire che ogni volta state lavorando con l'ultima versione dell'interfaccia, che è quella della versione corrente di Delphi che si sta utilizzando. Quindi getting started, dobbiamo creare un plugin e quello ci sta, quindi un package che installa un componente nell'IDE non è quello che ci interessa, ma c'è comunque la procedura register, c'è una procedura che viene invocata quando noi installiamo un package che deve essere un package design time nell'IDE, l'IDE cerca una procedura register e la invoca, dentro normalmente ci facciamo register components, andiamo a registrare dei componenti e ci siamo fatti anche qualche livetina parlando di quello. In questo caso non dovremo probabilmente, qui c'è un esempio di codice interessante, non dovremo ovviamente registrare un componente, ma dovremo registrare quello che fondamentalmente è un add-on, un plugin, questa roba qui. Quindi qui fa vedere appunto, creo un package design time, importo la unit classes, importo tools API, cioè quella unit che contiene quell'interfaccia per interagire. Qui c'è una classe che implementa un'interfaccia, quindi la Tools API dà anche delle interfacce da implementare per creare un wizard, quindi io uso l'API per registrare i miei wizard e uso le interfacce che mi fanno da guida per i metodi che devo implementare nelle mie classi che estendono l'IDE. Quindi in questo modo faccio un wizard, chiamo la funzione register package wizard passando un'istanza del mio wizard, vuol dire che dirò a Delphi c'è anche questo wizard, Delphi saprà che questo implementa questa interfaccia, che ad esempio magari è un metodo show o run, quando io lo scelgo, faccio un nuovo progetto e scelgo questo wizard, e magari questo wizard si creerà delle finestre, mi chiederà delle cose in input, diciamo interagirà con l'ambiente per creare un nuovo progetto. Quindi ecco, qui fa proprio l'esempio. Custom repository wizard sono proprio alcuni dei più frequenti, molte librerie lo fanno per creare ad esempio dei template di progetto. Qui c'è project wizard, ecco, qui è stato usato ad esempio una versione specifica, avesse scritto solo la parte iniziale è come se avessi l'equivalenza con il numero di versione ultimo. Package wizard,
Qui c'è un po' un esempio di implementazione, ad esempio fa vedere che si implementa wizard e anche repository wizard. Il repository wizard è quello che finisce là in new project. Il wizard è un wizard generico, il repository wizard mette un'icona là. E quindi implementando quell'icona, vedete che questa interfaccia fa sì che io debba implementare i suoi metodi, e nei metodi c'è in che pagina lo vuoi, cioè nell'esempio di prima la pagina è questa qui. Se io metto il nome di una pagina esistente lo metto di sotto, altrimenti vi crea un nuovo nodino. Adesso la maschera non è più così perché questa è un po', è una documentazione un po' vecchia, ma funziona ancora così, eh? Quindi gli date l'autore, gli date questa serie di cose, in modo che quando praticamente voi andate lì a selezionare questa roba, di fianco vi compare, adesso non vedo dove ci può essere un autore o meno, però penso sia per cose future oppure per altre. Questa ad esempio è un'icona restituita da quell'interfaccia, c'è cioè il nome di questa interfaccia, questa è la description, sono tutti i parametri che noi andiamo a restituire con il comment, eccetera. Poi c'è get personality, cioè è solo per Delphi, per C++, per quali è. Insomma, un po' di metodi da ridefinire, poi adesso metterà anche un po' di codice, per andare a mettere, diciamo, questa cosa in quel file new project, far comparire l'icona. Quando voi selezionate l'icona, non è che quello fa creare un progetto, quello che va a fare è chiamare la vostra execute del vostro wizard. Qui c'è un esempio di execute che dice ci sono i servizi, allora accedo ai module service, mi faccio dare un nuovo modulo e class name, classico unit 1 e unit 2 sono generati da questa cosa qui, form name, copy, qui non ho idea, prende il progetto attivo, se c'è un progetto attivo crea un modulo all'interno, praticamente dialoga con Delphi per farsi dare un nome e usarlo per creare un nuovo modulo, che in questo caso è un form, all'interno del lead. Ma sbaglio, nella presentazione della C0 è stata scritta la nuova versione di questa OTA, non so se ci sono stati dei cambiamenti, può essere un'occasione per dare un'occhiata, perché non... Cioè, c'è sempre comunque una nuova versione, perché in ogni caso per ogni versione creano cose nuove. Forse ho capito a cosa ti riferisci, ci sono delle cose nuove legate all'editor per disegnarci dentro, per la scroll bar, per interagire col paint del codice. Diciamo che hanno fatto dei wrapper dove senza impazzire, infatti è una cosa che andrei a vedere prima di subito, senza impazzire è più facile probabilmente accedere o dire disegnami il codice. Mi sembra che tra l'altro ti indicasse anche quando c'è una, cioè quando devi disegnare ti dica devo disegnare questo che è, ti dà il test e ti dice una keyword, è una variabile, cioè c'è proprio un parsing del file dove nel momento che deve disegnare fondamentalmente è come se generasse un evento dove ti dice questo è il pezzo, questo è dove si trova, questo è quello che da compilatore mi dice che cos'è, se è una parola chiave, se è un identificatore, perché io potrei in qualche modo poi lì farci vedere delle cose oppure andarci a disegnare dentro. Ecco, hanno semplificato, in realtà non è una nuova OpenTools API, ma dovrebbe essere qualcosa di più semplice e di aggiuntivo, quindi quello che c'è dovrebbe rimanere, che io sappia. Unit creator, questo immagino che creerà una unit, nuovo form file, insomma c'è dentro un po' di roba, poi probabilmente c'è un link che sarà roba da scaricare, custom docking panels, quindi c'è, adesso vado un po' veloce perché poi questo non ci interessa più di tanto, a meno che non vogliamo fare un pannello dove quando selezioniamo il codice lì live mettiamo la preview, però lo vedrei come una versione neanche 2.0, non sarebbe poi neanche utile, però sarebbe carino, seleziono e questo automatico se ne accorge, ti fa vedere con quel carbon e il core formattato e dopo tu qui con un pulsantino clicchi e vai a salvarti la cosa, l'immagine. Ciao Fubit, come va? Tutto bene? Ti ho pensato qualche giorno fa perché c'è questa cosa qui, sta uscendo il programma dell'IT DevCon, che è una conferenza che si terrà a Roma, prossima edizione, dove ci sarò anch'io, e c'è già un po' di agenda già un po' espansa,
Ok, cioè un po' lento perché adesso abbiamo... Io parlerò di corse, infatti corse a ostacoli. Corse a ostacoli, vabbè. Lasciando perdere le mie... No, dov'è? Forse il secondo giorno. C'è... che è stato anche ospite, che ci ha fatto vedere i pulsanti e le dialogue animate. Sviluppare gioco con le carte, dal basic del Commodore 64 a Delphi for Windows... c'è una libreria card con cui quindi questi giochi vengono sviluppati in Italia da Carlo, Lorenzo, Barazzetta, Briscola, Poker 4, quindi il buon Carlo si è divertito a... Tra l'altro questi nomi per me sono familiari, mi sembra di averli... Io non avevo Commodore 64, ma mi ricordo, secondo me mio cugino... E a distanza di quasi 40 anni scopriamo la libreria Delphi già pronta per scrivere giochi di carte per la piattaforma Windows e proviamo a sfidarci. Quindi questa cosa mi intriga abbastanza, secondo me, più che altro per siccome c'era Commodore 64, mi ricordo che avevi fatto il dungeon, quindi alcune librerie migrate, è vero che per i giochi c'è sempre Custom Game Engine, ah poi giusto, mi ricordi sempre che forse è un po' che non streami, ma quando streami porti il retro gaming... Quindi faccio anche un interessante 1001 avventura. Ciao, ben arrivato. Quindi, ah, mi ricordo, 1001 avventura, sì, è il canale YouTube che ho seguito, che, perché parlava della storia del Pascal, che ho trovato per caso perché cercavo un po' di materiale su storia del Pascal e quindi... trovato questo filmato, in realtà c'è anche un libro che però non ho qui sotto, me l'ho fatto vedere l'altra volta, che secondo me è molto interessante, per cui, ma tu fai anche, adesso ci provo, aspetta che ci provo, così ce lo dice direttamente, la faccio uno shout out, assolutamente vedere il canale, non so se streami anche qui, però su, magari sul canale c'è il link a YouTube, ci sono dei filmati interessanti sul non solo su Pascal, ma ho dato un'occhiata al canale, ho visto tante cosine interessanti, per cui adesso devo trovare un attimo il tempo di guardarmi un po' tutto, però l'avevo fatto vedere l'altra volta, un libro che mi è arrivato proprio a ridosso della... poco ma mi interessa Carper con 64. Beh, se sei nei dintorni di Roma, la conferenza è aperta un po' a tutti, anche perché si parla poi di... c'è la gattaiola, giustamente. Questo librino che è di Marco... non so come si dice, non so se è tedesco... Cosa fai, gatto? Non fare delle cose... Pioneering Simplicity, che è un po' una storia, ho iniziato a leggerlo, però anche questo è un programmatore di lunga data, ci sono dei commenti di Anders Eisberg, che è il creatore del Turbo Pascal, di C Sharp, di TypeScript, di Delphi, c'è l'Embarcadero, c'è l'Evangelist numero uno di Embarcadero, c'è Cantù che è il Product Manager di Delphi, quindi... però è carino perché parte proprio da... è arrivato l'aiutante. Dica, hai bisogno di qualcosa? Tutto ok? Anche tu sei interessato a... intanto viene a fare un giro a vedere... fai irruzione anche tu? Dimmi tutto. Niente così? Complimento così. Ogni tanto c'è bisogno di... No, però è interessante. Ha fatto proprio un... è partito dal Blaise Pascal, quindi storia... della Francia, Normandia, adesso devo rileggermi i dettagli di come ha inventato la pascalina che serviva al padre per fare i conti da commercialista che era un esattore delle tasse, roba di questo tipo. E da lì si dovrebbe arrivare appunto a Niklaus Wirth, Pascal e tutto quanto. È molto, cioè c'è un sacco di storia su... ha fatto un po' di quella perché lui voleva scrivere un blog post, poi ha visto che il materiale era tanto e c'era modo di mettere in piedi un racconto e quindi ci ha scritto il libro. Se qualcuno ha Kindle Unlimited dovrebbe arrivare 30 ottobre, fine ottobre, 31 ottobre,
Io ne volevo prima, a parte che volevo comunque comprarlo, quindi l'ho comprato a 24,99 euro, non è un prezzo bassino, però sì, stampate sono un po' di più, non è neanche cortissimo, però sarebbe arrivato prima, avrei fatto una presentazione più interessante, ma di mezz'ora, e quindi al Def Fest di Modena ho fatto una live la volta scorsa, però sembra interessante. Tra l'altro c'è un su YouTube, mi pare ci sia in programma anche qualcosa di Embarcadero, un'intervista, non so se qui compare perché è futura, no, forse non è neanche qui. Ah, forse sotto live, giusto? Esatto, per il giorno 29/10 c'è in programma un'intervista al questo è il canale di Embarcadero Technologies, e questo è il grazie per lo shout out, no, ci mancherebbe tanto, anzi devi tornare a streamare, lo so che sei impegnato, però c'è questa intervista, insomma, e sarà anche a Roma, direi TDEFCON, perché l'ho visto qui nell'agenda, eccolo qua, che spiegherà appunto questo Codolex, che è un tool. A proposito, mi sono visto tutta la conferenza su YouTube. Molto interessante, quale delle tante, la sessione che hanno pubblicata, una dove faccio vedere Twitch, programmazione su Twitch per Twitch, quindi è una cosa, perché in realtà volevo far conoscere Twitch, ma io voglio invogliare degli sviluppatori a venire qui sopra a fare delle live assieme, divertirsi a fare dei progetti, però non ci sono solo i gamer. No, dai, il programma inizia già a riempirsi, è già abbastanza. Comunque, nonostante si parli di Delphi, non siamo, diciamo, questo è un tool zero code. Qui c'è Web Extension, una tecnologia per fare delle pagine web. L'ultima non era sul tuo canale, allora ok, quella. Sì, che poi io le metto in una playlist sul mio, ma sul canale di BitTime. Probabilmente era questa qui. Adesso dire qual è. Se ci arrivo, no, non sono io questo qui. Boh, dove l'ho messo? Sotto la playlist, perché mi tengo un po' una playlist più che altro, Dimmi che perché ogni vuoi. tanto. Oh no, c'è l'audio. Dov'è? Qua. No, sono i webinar, conferenze, quello dove sono con le mani. Il Care, quindi. job tech, sfrutta le API Twitch con Delphi, questa è l'ultima. Poi ne ho fatto uno su Astro, quindi sì, ne sono uscito un pochino perché stanno pubblicando i filmati di quel. Il Job Tech. Ah, forse dice il Job Tech. Job in Tech, però non so se le hanno messe. Sono su registrazione, chiedono un obolo, credo, per vederle almeno per il momento, perché c'è un attestato, c'è il curriculum, quindi c'è una questione di lavoro. C'è chi si è iscritto in diretta anche gratuitamente poteva partecipare così fino al giorno dopo. Poi sul replay le mettono dove ho parlato. C'è un workshop su FerDB, che qui c'è il FerDB, non c'è più. Ah sì, sono io qua. Però sì, non penso che si veda, no, non lo fa vedere. Probabilmente in accesso c'è un'interfaccia che ti fa vedere un po' tutto FerDB, ma comunque ne parleremo anche qua, dai, che ci stanno lavorando un sacco, e quindi giustamente corso, operator overloading, quindi sviluppo web con HTMX, che è una cosa veramente interessante da vedere. Se non conoscete HTMX, diciamo che l'ambizione è andare a estendere l'HTML, però è una libreria JavaScript piccolina, 14K, quindi veramente pochissimo, con cui volendo la cosa che parla di più sono gli esempi. Ad esempio qual è la cosa più interessante che potrei fare? Un click to edit, ecco, una cosa del genere, un'interfaccia di questo tipo dove clicco, qui ci scrivo Marco e poi faccio submit e magari salvo, xxx, cancello, annullo. Questa interfaccina è fatta con questo codice qui, fondamentalmente, senza neanche una riga di JavaScript. Perché lui come ragiona? Lui dice: io ti do questo form, quindi quando tu
fai clic, io faccio una get a questo indirizzo e scarico dell'HTML e di default il target è questo, quindi vuol dire che quando lui fa la get, questo target vuol dire che qualunque operazione fatta sul server, quello che viene scaricato, viene inserito all'interno di questo elemento. Swap outer HTML vuol dire che lui sostituisce tutta questa parte. Se fosse inner sarebbe questa. Outer vuol dire tutta la parte, compreso l'elemento. Di cosa? This, di me stesso. E qui vuol dire che quando clicco lui va a questo indirizzo, si scarica l'interfaccina e la restituisce, la sostituisce a questa parte. L'interfaccina come è fatta? Con un form, quindi un modulo che fa questa put, cioè manda questi dati, mette sempre se stesso come target e sostituisce se stesso integralmente con quello che arriva da questa operazione, che è quella che poi va a mandare via i dati. E qui ci sono dei campi normalissimi, tranne in fondo il cancel che fa di nuovo una get su quello che ti dà la versione iniziale, oppure questo submit che non ha nessun attributo, diciamo, impostato, perché vuol dire invio il form. Quando invio il form, lui lo invia tramite put a questo indirizzo e scarica l'immagine. E qui sotto vi vedete tutte le interazioni click to edit che vengono fatte col server e con quali parametri: cancel, click to edit, submit. E qui vedete i vari step di quello che viaggia a livello di HTML dal server, le operazioni che fa. Cioè, l'idea è quella di mettere nell'HTML degli attributi che non c'erano, che fanno le operazioni più comuni in termini di insomma, funzionalità e cose di questo tipo. Siamo tornati nel 97 quando si cominciava a parlare di web dinamico. Beh, fondamentalmente è quello lì, però molto semplificato. Qual è il bello? Che tu hai una pagina web, trascini questo script, non devi usare Angular, React, non devi usare... Ma ci sono delle cose anche carine, cioè tipo questa riga qui dove tu clicchi, a parte che hai anche l'indicatore con questa classe, vuol dire che lui ti fa vedere questo quando fa delle operazioni. È molto leggibile, cioè dice, ad esempio, c'è un pulsante, lui dice, quando lo clicchi, fai una get alla contact page 2, il target è replace me, cioè tutta questa riga qui, e sostituisci tutto. Quindi nel momento in cui tu clicchi, dove clicchi il pulsante load more, qua sotto, page 2, vedete che scarica in continuazione. Probabilmente ogni cosa che scarica nell'HTML che scarica mette il 4. In questo modo tu hai una sorta di... ad ogni click, poi qua sotto vi fa vedere tutto. Siamo partiti da qui, lui ha scaricato il 2, ha scaricato un'interfaccina, il 3, il 4, quindi vi fa una sorta di... cioè senza scrivere una riga di codice, quindi è molto... A me, diciamo, piace e lo prenderei in considerazione. Non mi piace molto riempire l'HTML di roba, però lo scrolling infinito, ad esempio, ti dice qui c'è una riga della cella, questo è solo un pezzettino, c'è una tabella, gli dice nel momento sul trigger revealed, cioè quando questo elemento diventa disponibile, fai uno swap, cioè sostituisci quello che c'è alla fine, quindi è come dirgli a coda, con quello che ti arriva facendo la get a questo indirizzo che ti dà la pagina 2. Quindi revealed vuol dire che quando io scorro e arrivo che qualcosa lo rendo visibile, lui scarica il resto, ok, va a scaricarsi, quindi vedo che non mi carica, va a scaricarsi le altre cose, hai fatto praticamente il load infinito. Poi non è che dice le chiamate, devo fare più di tanto, cioè se vediamo qui quello che fa è pagina 2, pagina 3, cioè il server dopo ovviamente deve paginare. Però molto semplicemente manda questo parametro e tu ottieni con zero codice la funzionalità e con solo questo pezzettino tu gli dici guarda, quando diventa visibile questo elemento, tu nell'ultima riga metti il dopo la fine, quindi prendendo i fratelli di questa riga, quindi alla fine di questa riga lui gli carica i successivi. E ci sono un sacco di esempi un po' di tutti gli scenari: cancellazione di una riga, editing di una riga, questo lazy load, scroll infinito, la progress bar che cambia, che fa questo. Poi c'è sempre il demo interattivo, start job, running, non ho idea di cosa faccia, però ci sono tutte le transizioni, ci sono un sacco di cosine interessanti.
Quindi qua si parlerà di come interfacciarla Delphi. Deadlock Empire non è male, anche questo sull'OpenAI per applicazioni intelligenti. C'è questa startup che lo sta utilizzando per processi aziendali, quindi c'è questa roba qui. 15 novembre ci sono ancora un po' di slot liberi, però c'è questa parte con 64, Vector Database, altro discorso molto interessante. Adesso qui mancano ancora un po' le descrizioni perché in fase di stesura. JSON Schema, robotizza i processi, la complexity algoritmi, no, si parla un po' di argomentini che sono abbastanza interessanti, e tutti gli speaker saranno fisicamente presenti. C'è ancora forse un early bird, qui sono le foto delle edizioni precedenti dove ci si diverte un po' parecchio, però vabbè, comunque vi lascio anche poi in sito, così se qualcuno... Ovviamente è una conferenza un po' dove Delphi, come dire, è un po' principe principale, però si parla di cose che sono tranquillamente accessibili anche con altri linguaggi, cioè alcuni concetti sono fondamentalmente... stavo cercando il iscriviti, il ticket, forse l'early bird è finito perché effettivamente è a novembre, quindi... Ah giusto, non ho detto la data... Il 14 e 15 novembre, mazza quanto è presto, devo sbrigarmi a preparare la roba. C'è questa e c'è, per chi è nei dintorni di Padova, il Delphi Day, che sarà invece il 20. Quindi io ci sarò, dove c'è una conferenzina. Ecco, questa è molto Delphi oriented, però presentazione Delphi Day, cosa ci attende nel futuro di Delphi, un po' di... La versione definitiva spero di no, perché ci sono alcune cose sicuramente da migliorare, quindi questo spero che non... Anche qui si parlerà di HTMX, diventa un po' usare le icone SVG, anche qui c'è sempre Carlo, quindi anche Carlo avrà un bel da fare questo inverno con queste sessioni. E questo è il pomeriggio, mentre la mattina c'è la conferenza, il pomeriggio è gratuita, alla mattina ci sono dei seminari, ci sarò io che faccio vedere un po' Delphi con Python, Vue.js, da client server a REST e modernizzare delle applicazioni vecchie. Siamo tutti in parallelo, quindi ognuno sceglie il suo, quello che preferisce, si divide, c'è il pranzo, poi c'è la conferenza. Quindi la conferenza è free, conferenza più seminari singolo 179, 159 per più biglietti. Quindi oltre l'uno, due più biglietti hanno cosa ridotto. Poi se ci sono dei giovincelli c'è anche una tariffa un po' più per il seminario. Hotel Galileo a Padova, anche questa qui ve la segnalo nel caso vogliate partecipare. Annetto che poi uno sia o meno interessato al linguaggio eccetera, sono sempre eventi abbastanza interessanti anche da partecipare dal punto di vista delle persone, del... ci si diverte abbastanza, ecco, questo è un po' il tema. Per cui, ok, stavamo dicendo che okay, estendere l'IDE, no, sarebbe bellino mettere qui un po' di robe, magari in anteprima far vedere il linguaggino, l'interfaccina con il nostro codice. Ecco, accedere al code editor, questo è quello che interessa a noi. C'è questo IOTA Editor Services che ci permette di interfacciarci con l'editor. Top View Interface fornisce accesso ai bookmark, alla posizione del cursore, lo scrolling eccetera, e anche all'editor buffer. Il buffer espone un'altra interfaccia, sì, perché sono tutte interfacce, anche perché non dobbiamo farla free di questi oggetti, altrimenti piantiamo Delphi, quindi non consente la manipolazione di testo, ad esempio inserimento e cancellazione. Io invece vorrei leggerlo, che forse è la cosa più semplice, per una volta che devo fare una roba semplice. Copyright, assigned view, buffer, edit position, edit position, insert text, qui fa vedere di come inserire il testo, però io vorrei possibilmente leggerlo. Adding an id editor, context menu and grabbing the selected text. Oh, aspetta che forse c'è. Se il tuo plugin vuol fare un po' di processing sul testo selezionato, finalmente parliamo di qualcosa che mi interessa.
Puoi aggiungere una nota nell'editor context menu che quando cliccato prende il testo selezionato e lo processa. Oh, perfetto, è lui. Perfettamente quello che... Per aggiungere questo menu dobbiamo ottenere l'accesso al menu, che quindi di conseguenza prima l'accesso all'editor. Quindi, ok, quindi una funzionalità dell'editor è quella di darmi accesso al suo menu. Quindi accesso all'editor. Nota che l'editor non è disponibile immediatamente all'avvio del lead, quindi non possiamo accedere all'editor nel codice di inizializzazione del plugin, ok? Perché i plugin si inizializzano, si spengono, eccetera, eccetera. Quindi, per cui noi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo registrare una classe che implementa l'edit service notifier, quindi qualcosa che implementa questi servizi di notifica legati all'editor. Sarà una cosa che ci dice, ad esempio, è stato aperto un file sorgente, è stato chiuso, e noi dobbiamo saperlo perché nel momento in cui ci agganciamo possiamo fare delle interazioni con l'oggettino. L'IDE chiama questa interfaccia con l'editor attivato, ok? Sì, giustamente dobbiamo anche avere il focus, dobbiamo avere tutto sull'editor. A quel punto il codice del plugin è sicuro che l'editor esista, come cioè, sia stato istanziato, cioè che abbiamo l'editor sotto. Questo è quindi l'interfaccia ci dà diversi metodi di cui ci interessa fondamentalmente l'editor view activated. Quindi abbiamo questo editor view activated, che è un metodo che, se noi registriamo il nostro plugin e implementiamo l'interfaccia giusta, lui ci viene a chiamare un metodo nel momento in cui c'è questa cosa qui. Interface of Service Notifier Implementing Class. Ah, quindi questa è l'interfaccia che noi dobbiamo implementare e non quella con cui dobbiamo interagire, quindi questa la dobbiamo implementare. E qui c'è un esempio di codice, Window Show, Window Notification. Quindi noi in realtà dobbiamo implementare tutto, lui chiama tutto, però fondamentalmente non, in un certo senso non dobbiamo necessariamente metterci del codice, ma essendo un'interfaccia dobbiamo implementare tutto. Ok, quindi io potrei dire, iniziamo così, vado qui, così quantomeno un risultato lo raggiungiamo, facciamo unit e qui ci scriviamo, allora questo file lo chiamiamo carbonfoldenfi. Qual è la classe? Edit notifier helper. Va bene, di sotto che yo allora, ok, quindi qui dovremmo fare una uses di sicuramente system classes, ce l'abbiamo, sys utils, però anche la tools api, tools, si chiama così, tools api. Vabbè, bisogna, siamo in un package, quindi dobbiamo compilare. Beh, come diavolo ho sbagliato l'estensione. Ah, perché ci ho messo in mezzo un punto. Ma che diavolo fai? Pass. Grazie. Ok, andiamo già meglio. Allora, questa non la vede perché secondo me lui deve... Allora, intanto dobbiamo capire qual è la unit, perché non me la ricordo. Pippo Pass, esatto. Forse era meglio se la chiamavo così. Ma no, così andiamo a vedere anche nella documentazione se ci sono delle novità. No, la unit ci chiamo così, che vuoi. Classes. Ecco, qui in realtà cioè, un po' di documentazione c'è, ma da quel che mi ricordo nell'elenco dei metodi c'è scritto, sì, non c'è additional information. Siccome è molto interna e soggetta a modifiche, non sempre c'è della documentazione, però a volte la troviamo anche nel Tools API, si chiama, quindi che vuole. Se sì, vabbè, dovrebbe trovarla, mi viene da dire. Non la trova perché ci manca il package qui. Dobbiamo aggiungere un riferimento a un package di Delphi che, se non ricordo male, si chiama così, Design IDE. Fa vedere se gli piace, sì. Vabbè, adesso c'è coso che non si è accorto della modifica, ecco.
Cioè, noi dobbiamo referenziare, questo è un compile package, è un file simbolico che contiene le informazioni sul package DCP, cioè il package che contiene la Tools API, che è sia un file sorgente, ma è anche la roba sta anche compilata in un package ed è ovviamente installata anche in Delphi. Quindi, tra l'altro, con queste for making, please see. Aspetta che leggo questo commento. Quindi, prima di fare modifiche, siccome siamo tra l'altro in puro codice, io adesso faccio una roba di questo tipo. Prendo questo e lo nascondo, prendo questo e lo nascondo. Ah no, scusate, potrei fare anche così, guarda. Volevo un attimo espandere questa visualizzazione per vedere meglio il codice. Ecco, qui sotto ci sono un pochino di... ci sono tutta la parte della Tools API, tutte le cose che dicevo prima, ad esempio Tools, Filter, Notifier, ci sono tutte queste interfacce. Ecco, qui c'è la documentazione tutta qui, cioè qui sì che c'è un po' di commenti, non tantissimi, qualche warning, Edit Writer, c'è anche un Edit Reader o qualcosa del genere? No. Sembra strano però, perché c'è un Writer, sì che c'è un Reader, Get Text. Ah, però così ce l'ho in una... ce l'ho in una IOTA Edit Writer, Buffer... Ok, queste secondo me sono interfacce un po' vecchiotte. Però ecco, questa Unity vedete che è abbastanza corposa. Dicevo, per vederla meglio, abbiamo questa nuova feature, il Focus Mode, con cui ci possiamo mettere qui e allargare un po' questa schermata. Un'altra cosa che possiamo fare è tirare dentro... Altri codici, ad esempio possiamo aprire anche questa, possiamo fare uno split in modo da avere qui di fianco anche la parte di, facciamo così, ok, la parte di qua va benissimo, questo non si sposta, no? Va bene, tanto basta che sia in uno, così con questo si naviga la Tools API, con questo si può vedere. Ad esempio, lui diceva prima nel... chiudimi un attimo questa roba qui. Qui diceva che noi dobbiamo implementare questo Edit Notifier Helper e queste sono le classi da tirare dentro. Così andiamo a fare un po' di... ok, metterle tutte sullo stesso livello che non è un problema per il momento. Questi spazi, grazie. No, non devo salvare questo, scusa, devo salvare qua. Avevo il focus sulla finestra sbagliata. Qui lui dice missing implementation, infatti si inizia a lamentare perché ovviamente se io implemento queste interfacce devo anche implementare i metodi. Quindi tutto quello che troviamo qui, after save, before save, destroyed, dobbiamo implementarli tutti. Quindi quello che noi andiamo a fare fondamentalmente è mettere i nostri metodi. Poi non è che ci serva necessariamente tutto, quindi questi saranno public per definizione, però ci mancano quelli del edit. Qui non c'è proprio, probabilmente sono quelli degli ultimi, non lo so, non c'è guida, non c'è documentazione, a parte il fatto che adesso io questa la tiro via. Tutto il più me la contrassegno per segnarmi che questi sono, come dire, i metodi di questa parte qui, da Windows Show in giù sono di questa. Ok, ma perché è indentata così male questa? Vabbè, perché di fianco c'ho questa roba qui e quindi adesso torno nella versione originale. Buona. Sì, non è formattato benissimo. Secondo me l'ho messo dentro un po' così come capitava, ma non è il massimo. Quindi abbiamo queste procedure. Adesso mi sta dando errore perché devono essere implementate.
e quindi dobbiamo andare a mettere la relativa implementazione. Non è un problema, Ctrl Shift C e ambaradam, quindi mettiamo dentro tutto. Ecco, la maggior parte di queste non sarà in diciamo operative, perché a seconda di, vabbè, può anche servirmi, però diciamo che questi sono tutti dei callback da un certo punto di vista che le interfacce si aspettano di caricare, però non è detto che poi noi dobbiamo. Non trova dockable form, non ho idea del perché. Non è ovviamente la documentazione perché roba, se no la vado a vedere qua. Allora, go to, scusa, vammi a prendere il, l'aveva caricato qui. Dov'è? In fondo questo dockable form. Ma dove l'hai definito questo barchino che non lo vedo? Type docform.dockable form, quindi c'è una unit docform. Può essere. Sì, che c'è. Docform, ah, ok. Quindi dovrò aggiungerla anch'io a questo punto. Docform e Tools API. Presumo che faccia parte sempre del package design IDE. Quindi questo package fornisce tutte queste unit. Questo è un file, Delphi Compile Package, è un file simbolico come i file map, che contiene una mappatura di quello che noi troviamo nel file Design IDE di BPL, che è un package, che Delphi, l'ambiente di Delphi carica runtime perché fornisce tutta questa roba qui. Quindi noi stiamo facendo fondamentalmente come dire, un package. Che utilizza quel package, quindi utilizza quei tipi per creare delle nuove classi di robe che vanno installate in Delphi fondamentalmente. Questo deve diventare a tal proposito un package design time, quindi se vado in description gli dico che questo non è né design time né runtime, ma è design time only. Ok. E quindi vuol dire è qualcosa che puoi installare solo nell'editor di Delphi. Potremmo anche fare una build e lui dovrebbe compilare. Non dovrebbe fare nulla perché non l'abbiamo ancora registrato, quindi vuol dire abbiamo messo questa classe qui dentro, ma non abbiamo ancora detto a Delphi che deve caricarlo. Dobbiamo andare a implementare la famosa register. Ok, quindi aggiungere un'altra unit perché mi preferisco tenerla in un file separato che chiamiamo Calm edit registrations o register o qualcosa del genere. Qui ci va una procedure che si chiama register, che va ovviamente esposta con questo begin end, e dobbiamo fare un service add notifier. Ah, ok. Dobbiamo accedere al famoso Borland IDE service, quindi anche qui ci servirà uses tools API, la unit, tra l'altro il nome è proprio sì, non c'è neanche un prefisso né niente, che ci darà questo Borland IDE service, notare il nome che è rimasto ancora al vecchio stile. Quindi questa è una roba che noi troviamo qui in tools API, che implementa un'interfaccia la quale implementa, quando non c'è il numero di versione vuol dire che è l'ultima, che è questo 70. E questo 70 è un interface con dentro una marea di roba. Questo get service, non c'è l'implementazione, c'è solo la dichiarazione di questa roba. A noi sta bene così per il momento perché il resto è integrato in Delphi. Quello che dobbiamo fare da qui, perché qui non abbiamo dei metodi, è tirare fuori il servizio che ci interessa e interagire con quello. Lui dice as IoT services, forse funziona anche con questo get service, però ci vuole il GUID. As IoT a qual era l'interfaccia? Editor services. Quindi se vogliamo stare compatibili un po' con tutti gli ambienti, questo 280 prendiamo la versione senza nome,
Diciamo che da questo punto di vista vuol dire che usiamo sempre l'interfaccia più nuova. Da un altro punto di vista, se c'è qualcosa che viene deprecato, il nostro codice non compila più. Mentre usando l'interfaccia vecchia, sì, però può essere che se viene tolto un metodo vuol dire che nell'interfaccia vecchia, pur compilando, chiamando il metodo, non funziona lo stesso. Quindi c'è un po' di... secondo me questa chat qui rompe solo le scatole, perché sa che praticamente sta coprendo... vabbè, lì c'è poi... c'è l'editor, quindi non è un problema. Quindi che andiamo a fare? Andiamo a dirgli estraiamo questo services, ok, io uso questa variabile inline, così il codice è anche più semplice, la salva perché potrebbe non essere disponibile. No, non fa neanche il conteggio, non fa neanche niente. Allora dobbiamo fare questo add notifier. Quindi adesso questo services è castato e vediamo tutte le funzioni che ci dà l'editor services. Quindi prendi il menu locale, aggiungi un notifier, remove un notifier, quindi aggiungo e tolgo qualcosa che deve essere avvisato di cose che succedono, dammi le opzioni, aggiungi un'opzione di edit, top buffer, top view, la view principale, i servizi della tastiera, cioè ognuno poi di queste cose tira dentro una marea di altre robe. Adesso qui non mi completa. Add keyboard binding, cioè registriamo una sequenza di tasti, mettiamo pause, playback, record, pop keyboard, bello questa cosa, push keyboard, non so che diavolo fa. Questo sembra proprio una cosa per controllare delle macro, anzi probabilmente è proprio quello lì. Ed è che è tutta un'interfaccia oggetti costruita con cui noi possiamo interagire per automatizzare praticamente l'ID di Delphi. Quindi dice fai add notifier, quell'integer che viene restituito, quindi questo è il nostro notifier che noi abbiamo nell'altra unit, quindi io vado a prendere la unit, metto in implementation, l'aggiungo qui sotto e così posso accedere al nostro che poi in realtà sarebbe più conveniente che io lo chiamassi un Carbon Edit Notifier Helper. Boh. Oddio, poi anche lo stesso, però va bene, dai. Carbon Edit Notifier Edit Service Notifier. Ecco, ti dico. Vabbè, tanto poi il nome non è importante, quindi qui abbiamo un service notifier, faccio T carbon, com'è che si chiama qui il coso, si chiama così, carbon notifier.create, crea un'istanza, la passo a questo oggetto già pronta e lui lo registra, e quindi vuol dire: cara classe, caro oggetto di questo tipo, ti chiamo i tuoi metodi, ad esempio prima del salvataggio, dopo il salvataggio, quando chiudi la finestra, quando modifichi il sorgente. Questo è un notifier generico, poi ci sono, che vale per più file, e poi c'è un notifier specifico quando si tratta di file di codice. Eseguo un comando nella finestra, la visualizzo, l'attivo, ci sposto il focus. Cioè ci dà tutte questo tipo di informazioni. Chiama questo metodo quando serve. Ovviamente nei parametri edit window abbiamo un oggetto che ci dà le informazioni poi sull'editor di codice. Questo notifier index andrebbe salvato, perché come noi lo agganciamo dovremmo sganciarlo. Cioè se noi disinstalliamo il package e non andiamo a tirar via il notifier, quando succede qualcosa lui prova a chiamarlo e va e crasha praticamente. Quindi dovremmo mettere un var notifier index di tipo integer, in modo che notifier index si salvi il valore, e ci dovrebbe essere tipo un register. This notifier deve essere usato per fare un register del notifier quando il plugin è disinstallato. Finalization section, esatto, praticamente dobbiamo aggiungere una procedura per toglierlo e poi quindi fare una sorta di procedure al register, la chiamo così, anche se questo non viene chiamato in automatico, dobbiamo farlo noi.
dove vado a controllare, ad esempio, se notifier è diverso da meno 1. Quindi vuol dire che initialization devo metterlo anche a meno 1. Boh, vabbè, vediamo. Non è un problema. Poi magari vediamo se ci sono altri suggerimenti. No. Quindi, if notifier index, notifier index è uguale a meno 1, esci. Altrimenti andiamo a prenderci, in realtà poi è sempre questo il giochino, cioè la classe è sempre la stessa, perché noi dobbiamo remove notifier, dobbiamo andare a togliere. Quindi lui l'ha inserito, gli ha dato un numero, noi usiamo quel numero per poi andarlo a togliere quando il package viene scaricato. Quando il package viene scaricato noi abbiamo finalization e qui andiamo a fare un unregister. Ci vuole anche initialization. No, non dobbiamo mettere codice. Questo però finisce... ok, diverso da meno 1. Remove notifier e lo mette a meno 1. Ci sta, perché così metti che entri qui dentro una seconda volta. Evidentemente questo meno 1 è il jolly dal punto di vista del... Va bene, una roba del genere. Quindi, a questo punto, noi dobbiamo andare a estendere dei metodi chiave di questa roba qui. Quindi possiamo accedere all'ID context menu quando l'editor diventa attivo. Il codice usato è questo qui. Quindi c'è questo custom menu veramente brutto definito qui. Non c'è un modo migliore di... Editor view activated. Ok, qui semplicemente lui ha messo un metodo privato, quindi noi dobbiamo spostarci qui. Editor view activated, dobbiamo fare qualcosa qui dentro, cioè chiamare un nostro metodo che faccia questo context menu. Perché come variabile locale, non come campo del... Vabbè. Quindi lui dice, se non è segnato il menu, lo andiamo ad aggiungere. Allora, facciamo sta roba. Io qui, siccome è una classe ed è un oggetto, potrei dire fai context menu di che tipo è? Menu item. Quindi anche qui dobbiamo, come dire, referenziare una classe. Il menu item mi sembra che fosse sotto VCL menus. È lui? Dovrebbe essere lui. Quando diamo un, cerchiamo di fare una build, lui ci dirà guarda che ci sono suggerimenti, guarda che devi aggiungere... No, non mi fa neanche aggiungere la VCL, strano questa cosa, ma va bene. Quindi questo è il mio context menu. Io qui gli dico che quando la view viene attivata, abbiamo detto if assigned... Dobbiamo andare a creare il nostro menu, se c'è già usciamo, altrimenti chiamiamo la add context menu, che è una procedura che adesso vado a definire sempre qui private, procedure add context menu, ctrl shift c, e qui dentro c'è questa parte qui. Magari me la copio in collo, poi me la analizzo un po' in separata sede, così vediamo un attimo che cosa combina, anche se non è formattata. Allora, edit view, quindi si fa dare la view del codice, quindi perché noi, io questo posso, ad esempio, fare uno split, e quindi il mio codice in realtà ha due view, una che è questa e una che è questa, quindi c'è, perché c'è la finestra, c'è la visualizzazione, c'è il buffer dell'editor, cioè l'editor del codice ha tanti pezzettini combinati tra loro, e quindi è per quello che ci sono così tanti livelli, perché ovviamente noi possiamo intervenire su diversi aspetti da questo punto di vista. Quindi qui lui dice pop-up menu, edit view, quindi intanto si va a pescare i famosi servizi OTA services, quindi va a prendere i nostri services, ok, e qui abbiamo i servizi, top view,
var l top view l services top view, piglia questa view e questa parte praticamente è fatta. E poi cosa va a fare? Lui dice vado a cercare il, ed è come è tutto molto var l pop up menu, lui dice prendo la tua, cioè questo è lo smile, top view punto get edit window punto form punto find component editor local menu. Questo mi piacerebbe più scriverlo così, get edit window, poi facciamo form, facciamo find component editor local menu as tipo pop menu. Ok, non è proprio bellissimo, però il concetto è, questa è una property, no, ok, questa è una funzione, poi c'è questa funzione, in realtà non è il massimo della leggibilità, comunque facciamolo così che facciamo prima. Quindi lui si è recuperato il pop-up menu. Questo ovviamente va fatto una volta sola, one time, per cui var, poi ci sarà tanti modi di scriverlo, anzi che var, facciamo un F context menu, dobbiamo andare a creare la voce di menu. Se notate una somiglianza con la VCL, cioè è voluta, perché ovviamente l'IDE è come se fosse un'applicazione VCL, quindi noi quando abbiamo recuperato questa window, la form che vediamo è una custom form, cioè è la stessa form che noi mettiamo nelle applicazioni, solo che in questo caso viene visualizzata dentro l'IDE. Il vantaggio qual è? Che se sapete scrivere un'applicazione Delphi, sapete scrivere anche un plugin per l'IDE, perché il form a cui qui accedo è il form classico, quindi so che ha un find component, tra l'altro dovrebbe avere anche adesso un find control, vabbè che questo è un componente, quindi va bene così. Però possiamo usare tutti i menu. Il tmenu item che creiamo è sempre quello della VCL, cioè sempre quello della libreria che usiamo per fare le applicazioni. Qui faccio una cosa un po' meglio, ci metto questo così, context menu free erase, cioè si verifica un errore, distruggo tutto e rilascio l'errore. Quindi pop-up menu create, qui decidiamo la caption, quindi il testo. Ok, lo chiamiamo Carbonize Me, che voglio essere. E poi qui abbiamo non click, anche gli eventi sono sempre gli stessi, quindi li segniamo solo tramite codice, ma fondamentalmente non è che ci cambi di tanto. Qui non ho capito menu handler se questa è una roba che lui lo va a gestire in qualche modo. Ha fatto un componente to end the click, class is created, ma non serve fondamentalmente, sì. Ma no, posso metterla direttamente qua dentro, secondo me. Cioè, non ho bisogno di... Faccio un procedure handle context menu click. Sappiamo che l'evento ha il classico... ha questa firma classica. Qui ci metto un to do handle context menu click, ok, e qui gli dico sul non click, a meno che non ci sia qualche motivo per cui debba essere messo in una cosa esterna, però tecnicamente quando viene via questo viene via anche il plugin, viene via tutto, non dovrebbe avere. Quindi context menu, no scusa, pop-up menu items, aggiungi il nostro context menu, che più un menu item, ecco, più alla fine. Quindi fondamentalmente abbiamo recuperato i servizi per gestire l'editor, la top view è l'editor principale, quello attualmente col focus. Prendiamo la finestra di editing che è un normale form, cerchiamo il componente editor local menu che è il nome dato al pop-up che arriva col codice,
creiamo una voce, un nuovo menu item, gli diamo un testo, gestiamo, gli segniamo il click, che è un metodo che farà alcune cose, e lo inseriamo nel menu. Chiaramente questa è un'operazione sempre una tantum. Tra l'altro con le variabili inline non è anche bisogno di usare esplicitamente questo tipi, perché questa è già tipizzata da top view, sarà già del tipo iota edit view, quindi devo gestire questo. Allora facciamo che, no, vediamo, deve essere abbastanza semplice farlo. Devo ricordarmi di distruggere il context menu, però qui non c'è una destroy, da un certo punto di vista no, c'è un destroyed, però questo è un destroyed del notifier o un destroyed, andiamo a vedere. Item is being destroyed, so reference will be dropped, exception are ignored. Associated item vuol dire l'elemento associato, quindi quando chiudi la finestra dell'editor, ma non è quando disattiva questo. Vabbè, poco male, potremmo fare così, metterci un destructor destroy override, intercettare questo, chiamare ovviamente il metodo ereditato e qui dirgli che se assigned context menu free and nil context menu, mi viene da dire. Manca una unit, adesso arrivo, quella lì, scriviamola per intero. In questo modo, quando viene distrutto, dovessimo avere creato il menu, lo andiamo anche a distruggere. Ok, vediamo un attimo il menu handler. Il menu handler cosa fa? Piglia sta roba qui. Secondo me noi scriveremo un codice che è molto più semplice di questo, anche grazie alle migliorie del linguaggio, perché adesso me lo incollo qui per non fare sempre al tab, sennò divento... Non sto mettendo niente di mio, sto copiando e incollando tutto, però vabbè, mi sembra inutile reinventare la ruota, quindi fondamentalmente... Allora, lui va a prendersi come al solito il service e la view, quindi facciamo che io faccio questa roba qui. Allora, recupero il service e la view, quindi guarda, ho già eliminato questa parte qui. Edit view, get block, ok, quindi data la view posso prendere il edit block, che è dalla top view edit block, no, come si chiama? Get block. Forse non era la top view da recuperare. Aspetta, che non vorrei aver scritto top view. Edit view get block. Io non vedo get block, qua. Tu mi dici che se uso la IoT Edit View 140, quello lo trovo. Ecco, questo è già un... No, non lo vedo comunque, secondo me... No, c'è get block. Boh, perché non me lo dà? Forse è la top view. No, funziona. Quindi che vuoi? Boh. È ubriaco LSP come al solito, ma adesso ci metto quello della versione vecchia. Get block. Ok. E vabbè, questo non serve. Quindi lui fa anche una show message. Ah ok, lui qui fa vedere un po' tutto, fa vedere into str, ok, fa un edit block. Diciamo che non mi interessa nulla tranne il testo. Quindi
Però abbiamo un sacco di proprietà interessanti. Sync mode, begin block, end block, extend, print, save to file, starting row, style. Con lo style probabilmente è quello che ci dà include line column, no, è un'altra roba. Vabbè, sarebbe un po' tutto da esplorare quella. Allora, lo show message, per averlo dobbiamo aggiungere gli altri dati, diciamo che non mi interessano dal punto di vista. Allora, facciamo così. Allora, abbiamo la VCL, abbiamo la Tools API, la VCL dei menu, abbiamo la VCL, la metto sotto perché questa mi serve solo in implementazione. Dialogs dovrebbe essere quella che ha la show message. Ok, quindi spara un build, compilare, compila, vediamo se va anche come. In realtà dovrebbe iniziare a funzionare già da quest'editor, perché ok, la build la fa, vediamo se non abbiamo scordato niente, perché ecco, fare queste cose è un po' pericoloso, soprattutto perché se facciamo disastri praticamente andiamo a far crashare Delphi, quindi c'è anche il bello della diretta, vediamo se succede qualcosa di brutto. Allora, l'ha installato, quindi vuol dire che dovrebbe aver fatto anche la register. Se clicco così, eccolo, Carbonize Me, quello è il nostro menu che dovrebbe in qualche modo fornirci delle informazioni. Aia, mi sa che abbiamo creato un abbiamo fatto un danno. Enable component name already exist. Quando schiaccio col tasto destro me lo dà di continuo. Proviamo a fare una install, vedere se si risolve. Sì, forse gli devo dare un nome neutro o... In questo caso ci è andata forse bene, perché disinstallando abbiamo fatto una free, quindi è scomparso. Caption, secondo me quando lo mettiamo lì dobbiamo F context menu name, solo metto vuoto, oppure gli metto carbonize me. Fa vedere se così miglioriamo, perché secondo me cerca di inserire un qualcosa sempre allo stesso, oppure ho sbagliato io, come. Allora là c'è, no, non va bene, bisogna vedere un attimo quale può essere il problema, ma non è che lui passa da qui più volte, fammi vedere un attimo. Allora, se è già segnato esce, altrimenti lo aggiunge. Non ho neanche provato se funzionava al netto della chiamata, si fa vedere. Adesso prendo questo pezzo di codice, tasto destro, carbonize, select text, due punti, questa roba qua. Ok, peccato che adesso non si apre più. Component name AI assistant, sembra che ci sia più un problema legato al menu di AI. Smart code insight, aspetta che provo a disabilitarlo, magari mi darà poi errore su un'altra cosa, come. Allora, install, magari quel package lì che dà fastidio, carbonize, che strano. Che strano. Forse è proprio il motivo per cui ho inserito il codice del menu che hai evitato. Tu dici.
Adesso vado di debug dei poveri. Caption on click, item, menu create nil, find component, editor local menu. Sembra che provi ad aggiungere il menu handler, ma no, quello non penso. Perché non è sul click, quando va a creare il e quando va a creare il menu che fa questo tipo di difetto. Adesso provo a fare una roba del tipo, se faccio un danno da vedere. Adesso provo così, ma allora intanto qualcosina l'abbiamo ottenuta, quindi se installate un package e fate il build, lui il package lo scarica, lo compila e lo ricarica, quindi allora adesso c'è. No, è già sempre così. Potrei provare a fare una cosa di diverso tipo. Il package dell'AI, fammi vedere se riesco a scaricarlo un attimo. Allora, intanto il nostro package è qui dentro, quindi funziona, è attivo. No, non c'è nulla che riguardi il... Dovrò fare un pochino di ricerche legate a... Dov'era? Ah. Però, scusa. Find editor local menu, pop up menu. Item add, fammi fare questa cosa invece, proviamo così un attimo, giusto per scrupolo. Adesso lo dà subito, sembra che lo stia cercando di aggiungere due volte. In realtà può essere che la cosa sia legata al fatto che questa cosa qui vada... Proviamo a farla così, Questo è un po' anche il è un po' anche il problema di avere queste API e cercare un attimo di capire come interagire con questa parte, perché alcune cose vanno realizzate in un modo, alcune cose vanno realizzate in un altro. Quindi install, niente, non gli piace, non gli piace proprio. Pop-up menu, items, abbiamo qui degli altri insert. Non vorrei che ci sia qualcosa che vada da un certo punto di vista a fare... Adesso proviamo a metterlo in cima a tutto. Magari non è una colpa nostra da questo punto di vista, non lo so. Però qui ormai ci ha preso... Ah, è vero che non metto più il nome. Se invece lo disinstallo, tutto a posto, giusto? No, adesso non funziona proprio più. Quindi in questi casi, quando succede questa roba qui, bisogna... come dire, andare a riavviare Delphi, punto e basta. Perché poi non è detto che non ci dia una marea di errori all'uscita, perché a volte se rimane delle, se rimangono delle interfacce, delle cose sospese, fa un po' di casino.
Peccato perché era quasi perfetto. Dovremmo anche vedere un po' di implementazioni un po' più nuove. Questo white paper effettivamente è un po' vecchiotto, quindi ci sta che magari non sia proprio del tutto aggiornato. Allora, al momento è scarico, no? Non è installato, perché l'icona tra l'altro vi dice sempre sei grigia, quando fate install cambia colore, quindi diventa verde e passa a questo stato. Adesso lo dà sistematico, vuol dire che c'è qualcosa in cima che dà... Ho visto che in Intellivision mette il custom menu a nil, giusto, c'è anche quella cosa lì effettivamente da... Ma penso che abbia a che fare con quel menu che si vuole inserire in qualche modo da qualche parte. Dovrei provare a cambiargli l'indice. Ok, adesso funziona. Scusa, se provo a metterlo in un'altra posizione. Magari non è un problema nostro, eh. Può essere che sia un problema di quel package. Infatti dice already exist, I assist already exist. No, secondo me qua c'è qualche... Allora, per non saperne leggere né scrivere, poi in realtà chiudiamo... Io avevo fatto un po' di esperimenti, se vado sul mio GitHub... io ho repository. Ho nei repository un plugin che mi piacerebbe, Expert Code Smell, che quando compila se c'è un errore ti fa il suono della scoreggia. Questo era un bellissimo. Addirittura questo, c'è uno che mi ha fatto il porting del... Qui usa il menu wizard e qui vedi che usava un po' tutte le stesse cose. Il menu wizard ha un create, un destroy, c'è il menu item, menu wizard create. Ecco, qui andavo a gestire un menu, però dal menu tools, quindi in un altro menu, init menu item, che è qua, init service, parameter menu item find, menu find, create, caption, un click, par menu insert. Ah, trovavo proprio il parent, trovavo il primo trattino che c'era e poi mettevo questo con l'indice, lo mettevo successivo e mettevo una new line, cioè facevo il separatore del... Però sì, appunto, qui il menu è qua dentro, non ci sono altre cose di questo tipo, non gli do neanche il nome, quindi... Però sulla create gli do come parent quel menu lì, quindi può essere che... Qui può essere che ci sia quel problema lì. Proviamo a... Perché se gli do nil vuol dire che non ci sono dei parent. Allora, adesso non lo vedo. Non lo vedo proprio. Vabbè, aspetta, ho installato. Ok. Niente, da error su quello, poi dice esiste. Allora, partiamo da una situazione pulita, disinstallo e adesso è sbloccato, ok, quindi qui metto, avevo fatto una insert, farò una insert anche qua, all'indice 0, oppure qui c'è un indice, quindi potrei dire lo metto in fondo, items, index of, no scusa, length count, come si fa a sapere, count meno 1, quindi vai in fondo, che poi è la stessa cosa di fare un add, tutti gli effetti, adesso che ci penso, l'add è una sorta di append, ma no, questo dovrebbe andare bene, questo lo tiro via che non serve, secondo me dovrebbe funzionare tranquillo. Mi pare strano che non vada... Boh. Adesso ci riprovo. Install.
Carbonize mi c'è. Comunque quelle AI Ast Instant che rompe le scatole, perché... è comunque quello. Qui non ho dovuto fare delle altre revisioni, quindi non ho idea di come mai. Ma non lo metti in fondo, lo metti in cima, esatto. Però aspetta, edito local menu, perché questo è un local menu. Allora, facciamo una roba. IDE Explorer. Sì, Delphi, IOTA, IDE Explorer. Allora, c'è anche questo simpatico plugin che si può scaricare, che consente di andare... consente di farsi fare una sorta di mappa di quello che c'è all'interno dell'IDE e potremmo utilizzarlo a questo scopo. Allora, editor local menu, tipo path menu, aspetta un attimo, che adesso mi è venuta un'idea. Se io facessi questa cosa qui, items find, allora val sibling menu, potrei fare un pop-up menu find item. No, scusa, items find AI assistant. Items index of Ale Spaff. Stavolta l'ho proprio crashato del tutto, quindi no, cercavo di... questo è un nil veramente secco, quindi secondo me arriva dopo di me questo coso qui e non mi trova. E secondo me hanno fatto hanno inserito un menu o in maniera poco ortodossa, o hanno fatto qualcosa che non mi consente di registrarmi come vorrei, e quindi non capisco come mai non funziona. Però vabbè, bisogna un attimo investigare. Diciamo che qualcosa abbiamo ottenuto, però bisogna che capisca. La prossima volta mi installerò questo oggettino qui, vediamo se c'è una sorta di... esatto, che praticamente è un IDE Explorer che ti tira fuori, fondamentalmente ti fa vedere tutti application screen a bar, edit window, ti trova fuori tutte le cose che ci sono nell'IDE, i nomi ad esempio dei menu, delle finestre. E si può andare a vedere ad esempio su alcune cose che metodi ci sono e cosa da svidagna, c'è della roba strana, print more money, qui dentro c'è della roba, madonna che diavolo ci hanno messo, ci sono degli easter egg anche secondo me. E però la cosa carina è che si riesce probabilmente a vedere come si chiamano i vari, però si deve poterlo anche installare, c'è una update per RAD Studio 11, scarico questo zip, scarico un setup o scarico qualcosa di diverso, perché questo permette di farsi un giro nell'IDE, farsi dare un po' di informazioni. È vero che non è proprio aggiornato, però mi sa che andrebbe ricompilato,
Cioè, il source c'è volendo, quindi potrei anche pensarci in qualche modo, però secondo me dovrei andare, non posso debuggare, no? Questo no, non posso debuggarlo, non posso, cioè dovrei fare una touch to process e debuggarlo con Delphi attivo, quindi è un disastro. Mi devo trovare il modo di capire qual è il menu che viene usato, ma ci sono altre cose che possono essere, cerchiamo in giro, dovrei vedere un qualche altro progetto open source, use editor, aspetta che però forse siamo anche un pochino, to add local editor menu, get local editor menu, forse stiamo andando un po' troppo diretti, dovremmo interfacciarci con qualche cosa di più. Add local menu, add new action list, view debug, bookmarks, format, qui c'è, secondo me ci sono delle interfacce nuove che potremmo dover vedere per fare questa cosa al meglio, quindi ci sta che ci sia qualcosa in più da esplorare, forse stiamo usando un approccio un po' vecchio, potrebbe essere anche l'occasione di vedere un sistema nuovo. Bene, dai, comunque è mezzanotte, abbiamo codato abbastanza, come si suol dire, quindi per stasera direi che abbiamo fatto due orette e mezzo. C'è qualcuno, ma chi vuoi che sia che programma a quest'ora? Già, è difficile che sia gente che programma, e quindi perché mi vede delle robe? Quindi potrei provare a vedere se c'è qualcuno, ma è giusto per andarlo a, come dire, a conoscere e vedere se c'è qualcuno che fa in italiano. Beh, c'è qualcuno, Code Week Crypto, che non so quanto sia in live da tanto. Meglio, lavoriamo sui servizi principali, è in live da 3 ore, quindi forse anche lui se ne sta andando, però vediamo se rimane ancora per un po', così io vi do il saluto velocemente, rimanete per il raidino, se non mi sparisce come l'altra volta. Bene, ciao, ben arrivato, ben andato, che non ti ho visto, non ho visto messaggi, spero di non aver visto scammato dei messaggi. Ciao Vision, c'è anche più bit che l'urca. E niente, andiamo a fare il raid, questo che sta teoricamente sviluppando qui con delle cripto, però almeno c'è un italiano, conosciamo qualcuno di nuovo. Grazie per la presenza, e poi la prossima volta comunque studierò e troverò il modo di svelare un po' quello, come si fa, così finiremo questo pezzo di parte di editor e lo facciamo funzionare in modo corretto. Tanto grazie come sempre per la presenza, buon weekend anche se un po' presto, però direi che fino alla prossima settimana non riesco a tornare live. Grazie a voi e ci sentiamo la prossima live per novità e il resto. Ciao a tutti e alla prossima, buonanotte, rimanete per il ride, adesso lo lancio, alla prossima, ciao 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 ciao.